Signore e signori, buongiorno, buona domenica e benvenuti. Eccoci qua, questa è la settima puntata in vostra compagnia. Voi sapete che le puntate che trascorreremo insieme sono 10. 10 puntate, quindi siamo veramente quasi alla fine, in cui fondamentalmente stiamo costruendo l'arte investimenti che sarà l'arte investimenti del futuro, quella che fondamentalmente da metà settembre partirà con tutte le novità che ci siamo prefissati di raggiungere. E pian piano, voi stessi lo state vedendo, ogni puntata c'è sempre qualche cosina di più, ci avviciniamo sempre di più a quello che è il nostro obiettivo finale, fondamentalmente. Infatti, già dalle puntate scorse avete visto che siamo rientrati nel nostro studio televisivo, nel nostro limbo bianco nel quale vi presentiamo le opere in modo tale che si riesca a dare più risalto possibile alle opere stesse. È per questo che abbiamo scelto appunto il bianco totale, in modo tale che a essere protagoniste siano le opere. Poi avete visto che abbiamo iniziato a introdurre una serie di contributi video fotografici all'interno della trasmissione di proposte di investimento. Presto arriveranno anche le nostre rubriche dedicate alle proposte di investimento, ma di semplice informazione culturale. Presto cominceremo con la nostra rassegna stampa, il nostro telegiornale dell'arte. Presto ancora, e questa è una delle novità che vedrete, il centralino sarà vicino a voi, lo potrete vedere, potrete parlare con loro, cioè già potete evidentemente parlare con loro chiamando a questo numero, ma potrete interagire con loro e soprattutto potrete vederlo in diretta. Sarà parte integrante della nostra trasmissione, quindi oltre ad ascoltare al telefono le voci delle nostre centraliniste, oggi per esempio Francesca e Marika, potrete anche vederle in video, vedere come lavoriamo, vedere il dietro le quinte. E in più poi inizieremo anche con i social in modo tale che voi potrete interloquire con noi non solo tramite telefono, ma anche tramite Facebook, tramite Periscope. Quindi pian piano stanno iniziando ad arrivare tutte le novità che vi abbiamo detto. In questa fase di studio, in questa fase di prova fondamentalmente, noi chiediamo il vostro aiuto. Chiediamo il vostro aiuto, cosa vuol dire? Vuol dire che chiamateci e diteci: ci piace, mi piace quest'idea, non mi piace, mi piace questo quadro, non mi piace il presentatore, si dovrebbe vestire così piuttosto che colà, piuttosto che parlare di queste cose, piuttosto che di queste altre, cambiatelo completamente, cambiate le opere, mi piace un altro genere di opere, dite voi da questo punto di vista e come tra l'altro molti di voi sanno, noi facciamo tesoro dei vostri consigli perché vogliamo creare una trasmissione televisiva su misura, non solamente nostra, ma soprattutto vostra. Quindi chiamateci, scriveteci, diteci cosa vi piacerebbe vedere, cosa vedete adesso che non vi piace. Lavorare insieme a voi, avere un confronto è la cosa più importante in assoluto. Volete semplicemente fare delle domande a me piuttosto che al nostro direttore, piuttosto a chiunque voi vogliate durante la trasmissione? Si può fare, basta chiamare e possiamo interloquire fra noi. È la cosa che più ci piace, la cosa che veramente ci affascina e ci esalta, perché la televisione fatta in maniera unilaterale, dove c'è una persona che parla, tu che ascolti, fermo, zitto, in silenzio, che non puoi neanche dire la tua, credo sia morta e stia o quantomeno sta per morire. Ormai è fondamentale interagire, ormai se c'è qualche cosa da dire, se c'è un pensiero da fare, si può immediatamente, si deve immediatamente dirlo e bisogna immediatamente instaurare un confronto.
Vi ringraziamo per l'aiuto che ci state dando, come? Ve l'ho detto spesso in queste puntate, di solito in agosto, di solito in luglio quando siamo partiti, sono i mesi un po' più difficili per quello che è il nostro lavoro, non a caso molti vanno in vacanza, molti colleghi vanno in vacanza in questo periodo e chi invece in vacanza non ci va, tu in vacanza non ci vai? Ah, io no, io non ci penso proprio, figurati. Chi fondamentalmente invece rimane per tirar su qualche cosa, che cosa fa? Inizia con le svendite, scritte, mica scritte, svendo, sconto 30, 40, 50, 80, 100, compri quello, te ne ridò altri 10, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte cose che invece noi non vogliamo fare per il semplice fatto che siamo nati adesso e quindi non vi proponiamo merce da discount, come spesso succede in agosto. Mi spiace parlare così delle opere d'arte, ma anche le opere d'arte a volte hanno una qualità decisamente più bassa e hanno una qualità che non merita l'attenzione dei collezionisti veri. Poi ognuno colleziona come gli pare, c'è chi vuole collezionare semplicemente grandi nomi, c'è chi colleziona solamente la grafica, c'è chi colleziona grandi nomi con opere di basso livello, tutto quello che volete. Poi, se siete appartenete a una di queste famiglie, non siete, devo dire, appartenete alla famiglia di Arte Investimenti, perché Arte Investimenti, il suo nome, qual è? Proprio Arte Investimenti, cosa vuol dire? Vuol dire accompagnare i collezionisti, accompagnare chi ama l'arte a un acquisto che non sia solo e soltanto un acquisto dedito al collezionismo, ma che sia anche un acquisto che nel tempo possa portare quel beneficio economico che in questo periodo in cui investire in banca, nei bot, nei CCT, nelle azioni, eccetera, estremamente rischioso, estremamente volubile, invece l'opera d'arte, se scelta bene, perché se no rimane la fregatura più totale del mondo, ma se invece è scelta bene, se c'è qualcuno che ti sa consigliare, se tu stesso ti sai muovere bene, allora puoi veramente fare degli investimenti che niente hanno a che fare con l'investimento tradizionale. Se voi visitate il nostro sito arteinvestimenti.it vedete che accanto a ogni artista c'è un numerino, a volte verde, a volte rosso. Verde nel caso in cui l'artista, lo possiamo vedere direttamente il nostro sito arteinvestimenti.it, così ve lo faccio vedere direttamente in diretta proprio, è inutile raccontare, è molto meglio farvi vedere le cose, no? Vedete che ci sono dei numerini, vai giù, ancora giù, molto bene, basta così. Vedete, adesso si vedono 6 opere, vedete che ci sono, mi avvicino al monitor perché non leggo bene, uno studio che è stato condotto da noi e vedete che c'è un più 100% per Angela Loveday, un 1200% per Christo, c'è un 500% su Emblema, 1238 addirittura per Biggi. Vedete, Angeli fa più fatica con il 125%, e se poi si va, non te lo faccio fare adesso Carmelo, ma se poi vai a vedere tutte le opere, ci sono anche artisti che non hanno il segnetto verde, ma hanno il segnetto rosso, perché capita, a volte in arte si può anche perdere, ma si può perdere in maniera, come vedete, molto molto rara. Carmelo sta cercando, io so che c'è, ma ora che ci arrivi ne passerà, poi i nostri amici potranno spulciare il sito e vedere loro. Ma che cos'è quel numero? Ve lo spiego bene. In 10 anni, puoi anche tornare su di me così lo spiego ai nostri amici, noi calcoliamo nei
10 anni precedenti quelli che sono state le evoluzioni di mercato di questo artista. Come le calcoliamo? In maniera estremamente semplice. Le calcoliamo prendendo i record price di asta di 10 anni fa, i record price di asta di oggi, e evidentemente compariamo i due dati fino ad arrivare a quelle percentuali che vi abbiamo detto. Quindi investire in arte è quanto di più remunerativo ci possa essere, quei numeri parlano molto chiaro. È evidente che quei numeri, però, attenzione, sono riferiti all'artista in generale, non sono riferiti a ogni singola opera. Cosa vuol dire questo? Che, bisogna dirlo, quei numeri sono riferiti alle opere migliori in assoluto di quell'artista. Se voi andate a prendere l'ultima opera di un artista, l'ultima opera di un altro artista, è evidente che quei numeri fanno tilt e non ci sono più. Perché scegliere la qualità è la cosa più importante che ci sia in assoluto. E scegliere la qualità è molto complicato da fare, a meno che non ci sia qualcuno come noi che, come vedete, vi presentiamo poche opere ogni volta. Oggi siamo a 13, a 14 opere addirittura, non le 25, 30, 35. Noi risparmiamo sui numerini, quelli che si attaccano alla parete, ne compriamo pochi. Ma perché ne prendiamo pochi? Perché evidentemente sarebbe veramente prendervi in giro sostenere che su 50 opere che abbiamo sono tutte meravigliose. Sono cosa? Hai trovato un bollino? Su di chi hai trovato il bollino rosso? Di Dorazio. Eh sì, un meno 58%. No, perché facciamo una brutta pubblicità a quel grande artista, devo ammettere, che poi comunque è esattamente come in borsa. Lo so, no, vabbè, ma fallo anche vedere, anche perché, vedi, cos'è Dorazio, vedi? Dorazio in questo periodo ha avuto una flessione di prezzo, questo è evidente. Come vedete sul nostro sito la cosa si può tranquillamente vedere. Poi c'è Botero che invece va alla grande, eccetera, eccetera. Però c'è un'altra cosa ancora, esattamente come in borsa, attenzione, non so se tu giochi in borsa, Carmelo, ma quando è che uno compra le azioni? Quando sono al massimo o quando sono al minimo? Quindi non è detto che se un artista abbia una flessione verso il basso non vada acquistato. È chiaro che devi avere una persona che ti dica: no, guarda, nella fattispecie quell'artista è giù e andrà e potrà cominciare a scavare. O ci sono artisti come evidentemente Piero Dorazio che oggi sono da comprare di gran corsa, perché, ma altri artisti, mi viene in mente De Pisis per esempio, ci sono tanti artisti che oggi hanno veramente i loro minimi storici in assoluto e che quindi sono da prendere perché costano poco, e da tenere lì perché comunque una delle poche regole che non cambiano mai è che la storia non ti tradirà mai. Quindi è chiaro che se tu vai ad acquistare opere di un artista importante, è evidente, importante, storicizzato, che sta sui libri, eccetera, eccetera, e prendi le opere giuste, questo sempre, è evidente che poi nel medio, nel lungo termine, verrai sicuramente ricompensato. Ma per fare ciò ci vuole sempre un consulente che ti sappia dire i mercanti che ci stanno dietro quell'artista, perché quel quadro determinato è importante, perché magari è una pubblicazione, perché magari ha un'esposizione imminente. È sempre, sempre importante avere qualcuno che ti possa guidare, perché in questo lavoro o in questo ambito meraviglioso che è l'arte ci sono tante, ma tantissime sfaccettature che seguirle tutte o è veramente il tuo lavoro, o se lavori da improvvisato puoi prendere delle cantonate infinite. Vi dicevo, poche opere, quindi noi avendone veramente veramente poche,
possiamo selezionare il meglio. Molti di voi dicono: ah, che scocciatura, mi fate vedere poche opere, eccetera, eccetera, io ne vorrei vedere molte di più, magari parli troppo su un'opera sola, ma ti credo, perché sono poche. Noi abbiamo 2 ore e mezza di trasmissione, non 3, 4, 4 e mezza come altri, è vero, ma è vero anche che abbiamo ogni volta 10 opere, 11 opere, 13 opere, 14 opere, tutte selezionate al massimo, tutte selezionate al meglio, quindi sono queste che meritano la massima attenzione da parte vostra. Oggi, per esempio, abbiamo, poi oggi è bello perché posso muovermi nello studio con tutte queste sculture, una più bella dell'altra di Fernández Armán, e questa è una cosa che mi piace da morire. Oggi, per chi vuole vedere tutte le opere che ci sono sul nostro set, può partire dalla opera numero 1, che è questo violino di Armán, che è una delizia, il violino fracassato, che è di una bellezza incredibile. Sono opere sempre più rare, e sono opere che evidentemente vanno sempre accanto a quella che è la rivalutazione continua e costante di un artista che ha fatto la storia. Come mio costume, che cosa ho fatto? Io vi faccio vedere sempre 2 opere quando riesco di un artista, sempre con 2 situazioni diverse. Io di solito provo sempre a farvi vedere un'opera che è un capolavoro assoluto, che la storia riconosce e riconoscerà per sempre, è un'opera un pochettino più accessibile, in modo tale da poter accontentare tutte le tasche. È evidente che un'accumulazione del genere di Armán è un qualcosa di un'importanza infinita. Dica. Beh, c'è di tutto. Le accumulazioni di Armán sono meravigliose. Guarda quante, c'è di tutto. Dalle monete, tutte le accumulazioni, dalle macchine, ci sarebbe da guardarle una per una, ma noi ne abbiamo qua una di una bellezza infinita, di una bellezza incredibile, un'accumulazione meravigliosa di cui parleremo del nuovo realismo e tutto quanto. È evidente che quindi prima avete visto un violino che è proprio l'opera di Armán Príncipe. Sono evidentemente opere, i violini non a pezzo unico, ma sono con una tiratura anche se minima, e quindi hanno un prezzo decisamente più accessibile, anche se sono di una bellezza incredibile. Poi abbiamo i pezzi da museo, e questo è uno di loro. Dopodiché vi faccio vedere, facendo vedere tutto il set, le opere numero 3, 4 e 5, le opere numero 3, 4 e 5, dove al 3 e al 4 abbiamo 2 opere di Salvatore Emblema da urlo. Tra l'altro la numero 3 è un'opera che avete già visto, anche se devo dire sul nostro set fa tutta un altro effetto. Perché senza quel grigione dietro, ma con il bianco che poi magari assomiglierà al bianco delle vostre pareti, inizi a vedere le trasparenze in una maniera completamente diversa. Inizi a vedere le trasparenze in maniera vera. Tutto il gioco di luce di Salvatore Emblema riesce a venire fuori in maniera importante. E questo sia per l'opera numero 3 che per l'opera numero 4. E ve le faccio vedere entrambe, poi le andremo a vedere meglio nel dettaglio, Michele. Adesso le facciamo vedere un po' più velocemente, giusto per far vedere ai nostri amici che cosa abbiamo preparato per loro. Sì, il nostro direttore pensava addirittura di calarla giù dal soffitto per far vedere la trasparenza, e un giorno magari lo faremo, qua noi ci piace divertirci, quindi magari lo faremo. E guarda poi che opera il numero 5, c'è un capolavoro di Mimmo Rotella, del 1986, che è anche lui di un'importanza storica infinita.
E anche lui lo andremo a vedere meglio. Intanto vi voglio far vedere che cosa c'è al numero 6, perché al numero 6 abbiamo un'opera di Ralph Winkler, che è lo pseudonimo, che poi fondamentalmente forse voi lo conoscete come Pank, che è uno di quegli artisti che è uno spreco presentare nel mercato italiano. Perché se con un'opera del genere vai all'estero, fai quello che ti pare, e a livello di prezzo e a livello di quotazioni. In Italia alcuni ti dicono: ma io non lo conosco. Sai che lo trovate molte volte nei grandi studi di comunicazione? Sì. Ma io ho una sorpresa. Tu l'hai trovato negli studi di comunicazione in Italia, ma poi ti farò vedere io dove l'ho trovato. Poi ti farò vedere. Al numero 7 abbiamo un'opera imponente, grande, di Riccardo Licata. Anche questa è un'opera importante. Come vedete, la selezione la facciamo già a monte noi e cerchiamo di farla al massimo. Quando ti presentiamo delle opere di Riccardo Licata, non ci limitiamo mica a presentartene una così, un po' piccolina, un po' tarda, no. Noi ti andiamo a presentare un'opera 100% così grande, imponente, bella, con queste tre sezioni. È una meraviglia anche quella, e anche di questa andremo a parlare per bene. Come parleremo per bene dell'opera numero 8? L'opera numero 8, chi mi segue da un po' di tempo sa che è un'opera alla quale sono legato in maniera atavica. No, poi se non c'è, come dice giustamente il nostro Carmelo, se non c'è lo Schifano nel mio set, non si va neanche in onda. No, è così, è così. E poi questo, tu Carmelo, questo non lo sai. Quella, devi sapere, la numero 8, è l'opera numero 1 di Arte Investimenti. Proprio il codice, infatti, è Arte Investimenti 00001. Sì, sì. E tra l'altro è un'opera che abbiamo venduto due volte, per due volte è tornata indietro perché chi l'ha comprata ha voluto migliorare la propria collezione con altre opere di Schifano più importanti, perché questa è un'opera piccolina ma dalla carica importante, che poi è evidentemente un piccolo assegnetto circolare, perché poi noi la riprendiamo volentieri, piace sempre, ha un prezzo veramente veramente ridicolo, veramente veramente basso, e poi nel momento in cui si volesse alienare è facilissima da vendere, perché veramente è un'opera piccola, datata, un gioiello che veramente piace, che veramente ha un mercato, un po' come si dice, che cosa sono i Rolex, le cose che si vendono sempre in maniera più facile in assoluto, eh? L'oro. Questa è veramente come il Rolex, così. Sì, oppure mi dicevano l'Audi A3, l'Audi A3 è quella che vendi sempre, è un assegno circolare, questo Schifano piccolino così è un assegno circolare anche lui, tant'è che voi stesso l'avete usato più di una volta come moneta di scambio. Al numero 9 e al numero 10 abbiamo due opere di Renato Mambor che qualcuno di voi ha già visto, qualcuno di voi no, i più attenti le hanno viste ad Anversa, soprattutto la numero 10 l'hanno vista ad Anversa in una mostra, quella del 2006 se non ricordo male, tra le più importanti in assoluto mai fatte da Renato Mambor. Dopodiché al numero 9 invece abbiamo un'opera del 1969 addirittura, che è di una importanza infinita, è un papier-mâché. Voi siete abituati a vedere i papier-mâché di Mambor recenti, 2010, 2012, 2013, 2014. Un papier-mâché del 1969 voi non l'avete mai visto. E se mi sbaglio chiamatemi, e se l'avete visto a un prezzo che neanche si avvicinerà, ne sono sicuro,
a quello di che vi diranno al centralino, chiamatemi che in caso me lo compro io, perché i papier mâché di Mambor degli anni 60, così importanti, così rari, vanno sempre presi. Se ci sono, poi devo dire che a questo prezzo, che adesso io neanche vi dico, ma che tra poco ve lo dirò direttamente io, senza neanche passare dal centralino, se poi siete impazienti potete chiamare anche adesso, ma a un prezzo ridicolo. Opera numero 10, l'abbiamo detto, che viene da Anversa. E poi mantengo fede a una promessa che vi ho fatto settimana scorsa, no, due settimane fa tra l'altro. Che cosa ho fatto fondamentalmente? Ma io faccio, guarda, io tra date. Giorni, da, io non mi ricordo cosa ho mangiato a pranzo, non mi ricordo le date, i compleanni, che giorno è oggi, che giorno è domani. Sui quadri sì, sui quadri sono più attento, ma per il resto ho dei grandi problemi, devo ammettere. Ma infatti io ho sempre bisogno di Francesca accanto a me, lei mi risolve tutti questi problemi, devo dire. Meno male che c'è lei. Vi avevo fatto questa promessa. Perché vi avevo preparato tre opere di Franca Pisani, come al solito un capolavoro assoluto che va a riprendere tutte quelle trame della mostra all'Hamburger Bahnhof di Berlino, e due altri papier mâché, questa volta di Franca Pisani appunto, due papier mâché di due misure diverse e quindi evidentemente con due prezzi diversi, e sono tre opere che settimana scorsa vi ho fatto vedere in tre minuti, due minuti, neanche, anzi forse non avevo neanche mai fatto un primo piano, avevo chiesto al nostro Michele di farle vedere tutte e tre di corsa e via. Eravamo andati un po' lunghi, io non ho più il ritorno nel monitor. Già, non lo so. E comunque siamo andati un po' lunghi settimana scorsa e adesso ve le voglio far vedere. Eccoci qua, siamo tornati. Non so se anche in diretta c'era questo problema o solamente sul monitor, questo non lo so. E questa settimana ve le voglio far vedere tutte e tre, partendo da questa opera che vi sta facendo vedere Michele, che è la più importante in assoluto, la numero 11, e poi ci sono due opere che fanno parte di quel retaggio che è la poesia visiva, e infatti dalla quale tra l'altro Franca Pisani nasce, dalla quale Franca Pisani cresce come artista, e va avanti. Anzi, sapete che cosa voglio fare? Per farmi perdonare bene, io proprio con Franca Pisani voglio partire. Tanto le opere le avete già viste tutte. Abbiamo un fuori set con un'opera di Pozzati, che poi vi faremo vedere, che è una meraviglia. Abbiamo talmente tante cose da vedere, che però devo rendere giustizia a questa artista, che è un'artista enorme. È un artista che, come vi dicevo, nasce dalla poesia visiva. La poesia visiva che, tra parentesi, proprio a Firenze ha il suo culmine. C'era questo punto di ritrovo in Borgo Tegolaio a Firenze, dove i più grandi artisti, per artisti intendo artisti in senso generale, quindi da poeti a scrittori a pittori, eccetera, si riunivano all'insegna proprio del concetto di poesia visiva. Cosa è la poesia visiva? Franca Pisani ne parla molto in molte sue interviste, spiega spesso che è proprio la matrice da cui nasce tutto il suo lavoro, e fondamentalmente è la commistione fra l'appagamento retinico, cioè ciò che vedi,
la letteratura, le parole, la rima per certi versi, e quindi si arriva a questa commistione di generi. Ecco perché queste riunioni avevano più genere di arti messe in relazione fra loro, per il semplice fatto che poi andavano a creare ognuno in un modo diverso quello che era il proprio concetto di poesia visiva. Questa è un'artista che in quel tempo, tra l'altro, era già molto 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 importante, perché la prima mostra di Franca Pisani negli anni 70, la mostra di esordio di Franca Pisani, si è svolta al Beaubourg di Parigi, al Centre Pompidou. Di solito un artista, quando esordisce, esordisce a volte al bar sotto casa o comunque in una galleria un pochettino più, non voglio dire modesta, ma evidentemente partire dal massimo, partire dal Centre Pompidou è qualcosa di inimmaginabile, qualcosa di immenso, che è sin troppo evidente e che solo i più grandi artisti possono vantare. Franca Pisani può vantare, a me piace parlare di Franca Pisani in questo periodo, della sua prima mostra e della sua ultima mostra, perché la prima mostra è quella degli anni 70 al Pompidou di Parigi. L'ultima mostra si è svolta agli Uffizi di Firenze, quindi anche lì devo dire che si è difesa mica male. Tra l'altro, Carmelo, ti voglio chiedere questo: di Franca Pisani, proprio della mostra degli Uffizi, abbiamo un servizio. Non credo che sia il caso di mandarlo tutto, perché sono, credo, un quarto d'ora, eccetera, credo. Ma iniziamo a farlo vedere almeno un pezzettino, almeno un flash, e poi magari ritorniamo in studio. Così potete vedere l'artista, potete vedere dove è esposto, potete vedere con chi è esposto e in che location meravigliosa ha esposto. Quando sei pronto me lo dici. Nel frattempo vi dico anche che adesso Franca Pisani esporrà da ottobre, il 13 ottobre, a Milano perché là c'è un giochino che anzi di cui vi voglio parlare, all'Expo, proprio realmente all'Expo. Perché vi dico realmente all'Expo? Perché c'è una cosa che mi fa impazzire. Il durante è una cosa che mi fa impazzire, perché molta gente ci prova. Che cosa provano a fare? Che ti dicono: quest'artista è esposto durante l'Expo, durante la Biennale di Venezia. Ma durante la Biennale di Venezia può voler dire che hai esposto qua sotto, nel nostro studio, anzi fuori addirittura, e in questo momento stai esponendo durante la Biennale di Venezia. Qualsiasi mostra che ci sia in questo periodo preciso, adesso siamo in periodo di Biennale, in questo periodo qualsiasi mostra, ma qualsiasi al mondo, di pittura, di scultura, di cinema, qualsiasi mostra in quanto tale in questo momento è una mostra che va durante la Biennale di Venezia. Queste sono le tipiche fregature che vi danno, che vi dicono, e poi vi dicono: certo, io ho acquistato un'opera di un artista che è esposto durante la Biennale. Complimenti, ma chi è? Che cos'è che è esposto durante? Cosa vuol dire durante la Biennale? Mi devi dire alla Biennale di Venezia. Guarda, accetto addirittura che mi dici alla Biennale di Venezia, un evento collaterale. Mi va bene, ma non durante la Biennale di Venezia, e magari ti danno anche a Venezia durante la Biennale di Venezia. E allora proprio, guarda, queste sono, quando io prima vi dicevo dovete stare attenti, ed è difficilissimo stare attenti in questo mondo, perché la fregatura è sempre dietro l'angolo, perché ci provano veramente in tutti i santi modi, sempre. Questa è una delle piccole cose. Ogni tanto qualcuno di voi, magari qualcuno di voi lo sapeva, magari qualcuno di voi non ci aveva mai pensato e adesso apre gli occhi. Poi c'è quella banda di deficienti che invece, dato che gli occhi li hanno aperti, però magari si sente
sentono in colpa perché cosa fa uno stupido? Sono caduto nella rete perché io ho comprato l'artista Duran, che ha esposto durante la Biennale di Venezia, però invece di ravvedermi inizio a inventare scuse improbabili e ad arrampicarmi sugli specchi. Quella è gente che tanto ci puoi parlare, ma hanno sempre ragione loro e tanto saranno sempre perdenti nella vita. Perché è un problema di cultura, di semplice cultura. Io lo dico candidamente, sono un ignorante patentato, imparo tutti i giorni da chiunque e solo così puoi riuscire probabilmente a imparare a carpire qualcosa. Se sei il signor so tutto io, faccio tutto io, qualcuno ti fa notare che hai fatto una fesseria e ti incavoli e devi dimostrare l'indimostrabile, perderai per sempre. Andiamo a Firenze? Andiamo al Museo degli Uffizi? Sì. Vediamone uno stralcio, dai. Uffizi siano fra i più importanti musei del mondo oramai è nozione comune, per cui chi è chiamato a dirigerli deve tener conto della credibilità che il museo ha. Io credo che però la funzione principale di un museo sia quella educativa. Sembra una banalità, ma non lo è, perché di solito si rischia di fare i conservatori, di tutelare e di tanto in tanto ovviamente valorizzare, però non porre sufficiente attenzione al rapporto con l'esterno. Io credo che gli Uffizi debbano avere una vocazione centrifuga, nei limiti imposti dalla sicurezza, voglio dire porte e finestre aperte, nel senso che è importante che al di fuori del museo si sappia che il museo è una struttura non chiusa ma aperta, per cui è nata la collana La Città degli Uffizi, come forse spero si sappia, dove opere soprattutto dai depositi che vengono da un certo territorio, ci tornano per 3 mesi e diventano fulcro di un'esposizione che rende note queste opere, allo stesso tempo rende i nativi consapevoli della nobiltà della loro storia, che ha rapporti diretti con gli Uffizi, che per secoli hanno ricevuto opere dal territorio. Ora le tentano di restituirle perlomeno per tempi ridotti, ma le restituiscono proiettando un po' della loro luce, di quella luce di cui godono soprattutto all'estero, devo dire, su questi luoghi che sono meritevoli di una conoscenza più diffusa. Allora, sul fronte. Eccoci, non possiamo farvi vedere tutto il servizio, anche perché dura credo
quanto? Un quarto d'ora, credo. 24 minuti. Ah, 24 minuti, figuratevi. Non possiamo, però avete visto l'intervista al direttore degli Uffizi e questo credo che tanto basti. Se poi se volete approfondire su YouTube andate a cercare Franca Pisani Uffizi piuttosto che sul nostro sito arteinvestimenti.it. Franca Pisani dietro front, cercate la mostra al museo alla Galleria degli Uffizi e la troverete. Quindi quello che mi fa piacere sottolineare è questo, è un artista che parte dal Pompidou e arriva al museo degli Uffizi. In mezzo c'è di tutto, perché lì in mezzo c'è l'Hamburger Bahnhof di Berlino, c'è il Museo Marino Marini di Firenze, biennali come se, come se piovesse, biennali vere, non durante la biennale, biennale vera, vi ho fatto vedere l'altra volta come si capisce, libro, colophon, loghi, mica loghi, un giorno ve lo farò rivedere ancora perché è una cosa che va sempre sempre ricordata. È importantissimo, è fondamentale capire quali siano le mostre giuste, quali siano le mostre vere, perché giocare con le parole è molto semplice, o meglio magari per me no, che sono anche un po' dislessico, però c'è chi sa benissimo affabulare con le parole e c'è chi benissimo sa usare una parola piuttosto che un'altra e farvi cadere in errore durante la biennale. Non vuol dire alla biennale, e questo credo che ormai sia un concetto che possiamo aver capito. E Franca Pisani alla Biennale di Venezia c'è stata due volte da protagonista per due padiglioni diversi, con la curatela giusta, con dei cataloghi alti così, con tutti i loghi di tutte le istituzioni che possibili e immaginabili. Questo fa la differenza. Questo fa la differenza. E tu oggi puoi acquistare un'opera di Franca Pisani, qui ne vedete tre, ha dei prezzi che non hanno niente a che vedere con quelli che arriveranno in futuro, ma per un motivo molto semplice, anzi voglio parlare anche di questo, perché l'altro giorno facevo un po' zapping, guardavo un po' tutti i colleghi e devo dire che un po' tutti dicono compra che poi diventi miliardario, non diventi miliardario ma costerà un sacco di soldi, e ti propongono chiunque, e gli dicevo mannaggia, è sempre più complicato fare il nostro lavoro in mezzo a tutta questa situazione. Ma capire veramente chi è che vi propone le opere giuste non è difficile, perché basta andare a vedere la storia dell'artista, basta andare a vedere le pubblicazioni dell'artista, basta andare a vedere chi ha scritto su quell'artista nello specifico. E quando ci sono i critici di rilievo, voi credete che i critici importanti vadano a perdere la faccia per scrivere su questo, su quello, su quell'altro? Quando scrivete, quando leggete a cura di Pinco Pallino, dovete vedere quel Pinco Pallino chi è, dovete vedere chi ha scritto, che curriculum ha, che cosa ha fatto nella sua storia, che altre mostre ha curato, per quali, con quali musei collabora. Queste sono le cose importanti, perché che ci vuole, ne abbiamo parlato mille volte, a scrivere un libretto, a fare un libretto con prefazione di Mario Rossi, con, non voglio offendere nessun Mario Rossi, ma è il nome più comune che esista, e edito da boh, chissà chi, dalla galleria che casualmente è la stessa che vi vende le cose. Guarda, proprio lì casi che non si capisce perché e per come, scritto dal suocero, fatto dallo zio, eccetera, 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 eccetera. Ecco, eh? Fatalità. Questo è vero. Ma invece dovete vedere chi c'è dietro veramente. Chi c'è dietro veramente? Già mi aspetto le telefonate. Ah, ma guarda, tu dici tutte queste cose, abbiamo appena visto il video, è spuntato subito il nome di tua mamma.
E io dico, è vero, anzi, ma sono io stesso a dirvelo, ma non è che mia mamma ha curato degli eventi alla Biennale di Venezia, allora automaticamente, come qualche deficiente dice, i quadri di quegli artisti vengono proposti da padre e figlio. Non funziona così. Se, eh? Ma sì, assolutamente. Ma c'è un'altra cosa ancora. E non bisogna neanche essere autobigotti. Quando hai la fortuna di avere dei genitori che fanno il lavoro che fanno, da un lato devo ammettere che è una curatrice che a livello ancora più internazionale che nazionale ha un peso importante, poi come vi ho sempre detto, noi facciamo parte di una famiglia che da tre generazioni fa questo, si sono trovati e che meraviglia, allora no, siccome si sono trovati dobbiamo cambiare lavoro perché non va bene, non funziona così, abbiamo una ricchezza meravigliosa, è vero, anche in famiglia, e ben venga. È un motivo in più, certamente che è un motivo in più. Questo io lo dico perché poi iniziate a dire oh ma guarda c'è quel nome, c'è quelle cose, io le cose le dico, non ci sono segreti, ma dovete andare a vedere che mostre a cura, non è una curatrice, lei è un'organizzatrice di eventi, quindi che eventi ha organizzato lei, chi sono i curatori, quali sono gli artisti, quanti tantissimi altri artisti di cui lei ha curato eventi che non avete mai visto qua e alcuni mai rivedrete e mai rivedrete. Poi è chiaro che hai un artista infinita come Franca Pisani, infinita, che hai la fortuna di avere nella fattispecie accompagnato agli Uffizi di Firenze, tra parentesi un lavoro facile facile perché chiamano gli Uffizi, vogliamo Franca Pisani, prego organizzare la logistica. Non è che è stata una cosa, sì ok, però non è che dice andata lì sgomita, anche perché se vai agli Uffizi a sgomitare e dire scusate fate fare una mostra a un artista, quelli ti dicono guarda che noi siamo gli Uffizi di Firenze, prego pedalare, quindi non funziona così. Esatto, dovete vedere sempre a chi ci si rivolge, che tipo di mostre si fanno, dove si è, la cosa più importante in assoluto. Voi adesso avete tre opere di Franca Pisani, dove al numero 11 avete qualcosa di infinito, perché è un'opera, tra l'altro vi voglio dire, perché non credo sia un semplice 100x80, ma credo abbia delle misure un po' particolari, più grande, infatti è un 80-120, è un 80-120 del 2011, ed è una di quelle opere che adesso voglio, infatti le voglio vedere già per bene, e guarda che meraviglia, e guarda che meraviglia, e queste sono opere che sono a strettissimo contatto con quelle che hanno fatto la mostra a Berlino, all'Hamburger Bahnhof. Cosa vuol dire a stretto e strettissimo contatto? Vuol dire, mi state chiedendo, ma quest'opera è stata esposta all'Hamburger Bahnhof? No. Non è stata esposta all'Hamburger Bahnhof, ve lo dico chiaro e tondo, quest'opera non è stata esposta all'Hamburger Bahnhof per un motivo molto semplice, ovvero che essendo un museo, uno spazio, tra l'altro quello che è stato dato a Franca Pisani, gigantesco, un'opera pur grande perché 80-120, in quei 1500 metri quadri di esposizione con 9 metri di altezza, si perdeva un pochettino. E quindi lei lì ha prediletto una serie di opere decisamente più imponenti, decisamente più grandi. Quest'opera però, che fa parte evidentemente di quel ciclo, è stata scelta per la pubblicazione dell'Expo di adesso e verrà, tra parentesi, esposta in tutte, no, ma nelle prossime
due, se non ricordo male, devo controllare due mostre in preparazione di Franca Pisani. Quindi, tra l'altro, che cosa succede? Se tu deciderai di acquistare quest'opera qua, dovrai anche cortesemente firmarci che la renderai disponibile per le, non solo per, evidentemente per le pubblicazioni, ma soprattutto per l'esposizione nei musei. E questo è fondamentale. E tu, vuoi perdere un'opera del genere? Quando parliamo di musei veri. Quando parliamo di biennali, parliamo delle biennali di Venezia. Avere. Quando parliamo dei critici veri. Dimmi. Scusa, mentre il filmato di prima te lo fa vedere, cosa cambia da quest'opera a quella che hai Questa è molto simile, è dello stesso identico ciclo, questa è sempre della Galleria degli Uffizi. La differenza, ovviamente, a parte le evidenti differenze, quella tra l'altro è un'opera in cui in Franca Pisani iniziano ad entrare anche le figure femminili, ma l'unica differenza è il supporto, perché quella è un'opera con un supporto in plexiglass, che secondo me, tra l'altro, l'opera in plexiglass è certamente affascinante, certamente bella, fruibile, ma è più da museo, è più da esposizione, perché nel momento in cui tu metti in casa un'opera che ti giocoforza, ti genera una serie di riflessi, non so quanto tu appieno ne potrai godere. Quindi invece questa è il nostro tecnico dice c'hai ragione, anzi tutti i vetri sulla nostra dannazione con tutte le luci eccetera eccetera. Invece queste sono opere volutamente nude, con queste stoffe che escono praticamente fuori anche se non si vede, ma vengono praticamente espulse dalla tela stessa, in un gioco di colori e di cromie opposte che vanno a riprendere tutti i segni primordiali che sono di una bellezza infinita. E tu devi assolutamente confermare un'opera del genere, se non vuoi questa, confermane altre, ma un'opera di Franca Pisani in collezione devi averla. Semplicemente se sei un collezionista, perché un artista che ha un curriculum del genere, dimmi tu dove la trovi. Due, dove trovi un artista che ha un curriculum del genere che ancora costa così poco? Perché costa ancora così poco? Mi chiederai, dato che ti devo dare tutti gli strumenti, dato che ci chiamiamo arte investimenti, ti devo spiegare tutto per filo e per segno. Costa ancora così poco perché Franca Pisani dagli anni 70 all'inizio degli anni 2000 non ha più dipinto, per una storia tra l'altro molto affascinante che vorrei che un giorno vi raccontasse lei in diretta, qualcuno l'ho già raccontata. E quindi dopo questo grande esordio non ha più dipinto per ragioni veramente particolari, perché per farla molto 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 breve. Vi raccontavo prima della poesia visiva, vi raccontavo che queste persone si riunivano, ma erano gli anni 70, era Firenze, c'era il rapimento di Aldo Moro, c'erano le Brigate Rosse. Questa congrega di intellettualoidi aveva destato qualche sospetto, evidentemente infondato, tra parentesi, Franca Pisano. Ma, Franca, no, ma loro associavano la sinistra all'intellettuale. Poi Franca Pisani di politica, no, ma non gliene è mai frega, non gliene frega oggi, non gliene è mai fregato prima, però vedevano questa congrega così e li hanno fortemente limitati, tant'è che lei decide di lasciare Firenze e trasferirsi a Milano, dove tra l'altro fa la stilista per una delle case di moda più importanti che ci sono al mondo, e quindi ha questa parentesi nella moda che fondamentalmente è evidente, ha rallentato e non poco la sua corsa di mercato, perché un artista che era nata al Beaubourg di Firenze, sì, vabbè, buonanotte, nata a Firenze e aveva esposto come prima, anzi, nata a Grosseto, aveva esposto come prima mostra al Beaubourg di Parigi, è evidente che ci si aspettava un mercato florido all'ennesima potenza. Poi c'è questo
questa parentesi così, poi nel 2000 ricomincia a dipingere e i prezzi salgono, mostre biennali, mostre importanti, eccetera. Però è evidente che abbiamo perso 15-20 anni di lavoro di mercato ed è questo il motivo per cui oggi la puoi ancora comprare a questi prezzi, ma è questo anche il motivo, e non ve lo dico io, andate a vedere, già 3 anni fa costava molto molto meno rispetto a oggi, già 2 anni fa costava qualcosa in più rispetto a 3 anni fa, ma costava ancora meno rispetto a quanto costa oggi. È in ascesa costante, è in ascesa anche se ha un difetto, perché ci sono artisti che non rispettano alcuna scala di valori, costano 3.000 euro, dopo 2 anni ne costano 40.000. Lei è un artista che da questo punto ha psicologicamente induce un difetto nei confronti degli acquirenti, perché un anno ne costa 3, l'anno dopo ne costa 4, l'anno dopo 5, l'anno dopo 6, e quindi tu dici sempre vabbè, tanto è sempre lì, non la perdo, alla peggio pagherò i 1.000 euro in più. Ma poi tu vedrai che questo che sale sempre in maniera lenta ma inesorabile, lenta, inesorabile, lenta, inesorabile, e poi esploderà completamente. E altro che i 1.000 euro in più, che comunque sinceramente io neanche butterei, perché sono un bel po' di quattrini, che insomma, massimo rispetto per il denaro, se oggi la puoi comprare a una cifra, ma perché mai aspettare l'anno prossimo per avere una conferma in più? Ma per avere una conferma in più, sai quanto paghi questa conferma in più, che tra l'altro è stupida ed inutile, perché basta guardare tutti i libri che ha, basta guardare tutte le pubblicazioni che ci sono, basta consultarle tutte, basta guardare le mostre, basta guardare chi ha scritto di lei, basta vedere che storia ha. Che conferma in più vuoi? Prendi un'opera del genere che è sensazionale, prendi un papier-mâché, se proprio, che tra parentesi, questa è un'opera che costa 128 euro al mese, a 128 euro al mese, che poi se dai un piccolo anticipo possono diventare i 100, i 90, quel che sono, vai a perdere l'opera, una tra le opere più importanti in assoluto di una delle artiste emergenti, non è assolutamente il caso di dirlo con tutta la storia che vi ho detto che ha, ma una delle artiste ancora a prezzi accessibili, tra le migliori in assoluto e dal punto di vista critico e dal punto di vista dell'investimento. Queste sono opere fondamentali, quelle sono opere che evidentemente costano la metà. Evidentemente costano la metà, è per la datazione, è per il supporto, ma niente, assolutamente niente, hanno a che invidiare rispetto all'opera numero 11. Perché queste vanno a riprendere quel concetto di poesia visiva di cui vi ho parlato poco fa. E questo cosa vuol dire? Che sono le opere che vanno a prendere i primordi dell'opera di Franca Pisani e vanno fondamentalmente a riportare alla luce tutto ciò che ha portato Franca Pisani al lavoro di oggi. E perdere un'opera del genere, lo voglio anche dire, a 80 euro al mese, 3.000 erotti euro, poco meno di 4.000, perdere un'opera del genere, la numero 13, a 58 euro al mese, a quant'è, 2006, 2005, addirittura 2.500 euro, è una follia assoluta. Assoluta. Io tra poco devo cambiare argomento perché già è passata un'ora ridendo e scherzando. Però se non l'avete già fatto, prendete ora adesso una delle 3 opere di Franca Pisani. Sì, certo che li rivediamo. Certo che li rivediamo. Guarda, io mi metto qui, tu riesci a vederli tutti e due? Ti chiedo l'impossibile. Ti chiedo l'impossibile. Ti chiedo veramente l'impossibile. Questa è un'opera fondamentale. Questa è una tipica opera da museo.
questa è una tipica opera da museo di Fernández Armand, questa è un'accumulazione. Voi sapete che Armand fa parte, faceva parte di quel movimento che era il Nouveau Realisme. In che cosa consisteva il Nouveau Realisme? Fondamentalmente nel riprendere l'oggetto quotidiano e farne opera d'arte, perché alla fine l'opera d'arte in sé che cos'è? E questo tra l'altro è un concetto che anche Mambor stesso aveva portato avanti, anche se in maniera completamente diversa, più o meno negli stessi anni. L'opera d'arte fondamentalmente il nostro essere tutti i giorni, perché di base noi stessi, con i gesti quotidiani, quando ne parlava Mambor, con gli oggetti di tutti i giorni, che possono essere i violini, che possono essere le chiavi inglesi, che possono essere le chiavi esagonali, e sono queste le vere opere d'arte assemblate, accumulate tutte insieme ad impreziosire quella che è la virtù umana per eccellenza, della laboriosità, della voglia di creare, di esserci, nella fattispecie nel violino, che è il più poetico in assoluto, perché è un violino che, pur essendo fracassato, sembra poter suonare ancora, perché ha dentro una forza espressiva infinita. E questa è un'opera che a 5.000 euro lasciare qua è un delitto. Lasciarla qua a questo prezzo è un delitto. Il bronzo con la base in marmo, guarda, sono di una bellezza incredibile. Devo dire che e qualche moglie di cliente mi ha sgridato in questo senso, che io non le so lucidare bene. È vero, ma perché lucidare poi il bronzo in un certo modo viene completamente splendente e meraviglioso. Questo devo dire che mi è stato appuntato più di una volta. Devo far tutto. Ma questa è un'opera che a 5.000 euro te la paghi come ti pare a te, te la paghi in un anno senza interessi, o meglio, interessi ci sono ma te li paghiamo noi, oppure te la paghi 5 anni a 108 euro al mese. Prenderle tutte e due è un po' più complesso dal punto di vista del finanziamento, perché essendo un'opera museale, questa qui esce un po' fuori da quelli che sono i canoni del finanziamento tradizionale, perché la nostra finanziaria è anche generosa, perché arriva a finanziare i nostri clienti fino a 25.000 euro. Però devo ammettere che nella fattispecie, e lo capite bene, alla finanziaria bisogna certamente integrare qualcosina, perché qua stiamo parlando di una delle opere più importanti in assoluto che siano mai state concepite da quel genio che era Fernández Armand. Questa è un'opera fondamentale. Capisco che magari sei un collezionista, non puoi arrivare al massimo, e qua lo posso capire, ma capisco che allora in quel caso perdere un violino del genere come quello al numero uno è la cosa più sbagliata che puoi fare in assoluto. Ma se hai la possibilità, prendi quest'opera che è veramente il massimo. Ma guarda che meraviglia, ma guarda che meraviglie tutte e due. Ma hai solo l'imbarazzo della scelta, ma guarda che meraviglia tutte e due. Io neanche mi voglio mettere là, perché rovino e deturpo questa immagine meravigliosa. Guarda che meraviglia, la numero uno è questo violino meraviglioso, 70 di altezza, 30 di larghezza massima, e poi abbiamo quella scultura in bronzo di una bellezza e di una importanza infinita, alta fondamentalmente poco meno di un metro, con 70 centimetri di ingombro totale, che è di una importanza infinita. Queste sono le opere di Armand che stanno nei musei. Queste sono le opere di Armand che nessuno può perdere.
10 anni fa, Arman, lo possiamo fare il gioco al contrario, se tu mi vai a vedere Arman, che forse l'abbiamo anche visto prima, non me lo ricordo, no, sul sito arteinvestimenti.it, quanta percentuale di incremento ha avuto nelle sue opere Arman negli ultimi 10 anni? Sul nostro sito c'è scritto e quindi posso rispondere alla tua domanda. Ma guarda che meraviglia, firmato in basso come tutti i violini di Arman, questo violino scomposto che è di una bellezza, di una poesia infinita, ma poi è proprio bello in sé. Avere un'opera del genere in casa è di una bellezza assoluta. Ma guarda che cos'è. È splendido. Questo è veramente splendido. Come è splendida, è veramente spettacolare l'opera numero 2. Stiamo parlando di due cose completamente diverse. Completamente diverse. Perché questa accumulazione, cosa sono? Chiavi esagonali, giusto? Giusto? Le chiavi esagonali accumulate a creare veramente un'armonia in sé, con un oggetto talmente tanto, come dire, non brutto, beh, brutto lo è, perché la chiave esagonale non è che sia il massimo della poesia in assoluto, no? Però accumulate tutte insieme con la loro armonia iniziano ad avere quella, non solo quella dignità di opera d'arte, ma perché hanno la dignità di opera d'arte? Perché accumulate tutte insieme, e tra l'altro appunto con l'armonia che vi dicevo, vanno fondamentalmente, mi metto così che è la cosa migliore, vanno fondamentalmente a nobilitare quello che appunto è il concetto del nouveau realisme, vanno a nobilitare al massimo quello che è il lavoro di fatica, quello che è il lavoro difficile, quello che è il lavoro sporco, tra virgolette, quello che molti non vogliono fare, che molti non sanno fare. E invece Arman riesce con le sue accumulazioni a fare in modo che tutto ciò diventi arte, che tutto ciò diventa poesia, dando... In quel periodo lì, tra l'altro, la ricerca della poesia, del bello, della costanza negli accostamenti, con appunto tutta una ricerca dell'estetica, del bello, era veramente un periodo molto molto fecondo da questo punto di vista. Questa è un'opera che non devi perdere per niente al mondo. Questa è un'opera che costa dei sacrifici, ma questa è un'opera che tutti i musei ti chiederanno, perché se tu vai a vedere Arman nei musei del mondo, è presente con questo genere di opere qui, è presente con queste accumulazioni qui, ok? Poi ci sono anche violini, ma quella è un'opera evidentemente seriale, anche se con una tiratura molto 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 bassa, ed è un'opera che comunque è l'icona in assoluto di Fernández Arman. Quindi da un lato è l'icona di Fernández Arman, dall'altro hai il massimo che si possa avere, come con Franca Pisani. Da un lato vi ho dato l'opera che è il massimo che si possa avere, poi vi ho dato i papier-mâché che niente hanno a che invidiare, ma che evidentemente non sono a livello di importanza, di storicità come l'opera prima che vi ho fatto vedere. Qui la stessa cosa ancora. Perdile tutte e due. Perdi quel violino, perdi questa accumulazione, perdile. Guarda che meraviglia, ve la faccio vedere ancora una volta e dopodiché cambierò discorso, perché qua di cose da vedere ce ne sono, e ce ne sono veramente parecchie. Eh sì. Guarda che meraviglia. Poi
voglio farvi vedere due opere di quel genio di Salvatore Emblema. Me ne state chiedendo in continuazione. Avete, devo dire, fatto incetta delle opere degli anni 60 e vi capisco, perché d'altronde come darvi torto quando mi chiedete opere degli anni 60, tra l'altro proprio l'ultima settimana scorsa, anche qui ormai è passato un po', eravamo addirittura nell'altro studio, ma avete preso un'opera del 1967 da Urlo, ne avete presa un'altra in rosso del 1968 da Urlo anche lei, avete preso un gioiellino piccolino così degli anni 80 di una bellezza rara, adesso qui avete due opere un po' più recenti e quindi anche a livello di prezzo decisamente più accessibili, che sono comunque di una importanza rara entrambe. Che cosa sta succedendo su Emblema adesso? Lo sapete meglio di me. Carmelo, noi abbiamo, puoi far vedere al Price? Perché loro lo sanno meglio di me, ma io le cifre non me le ricordo mai. Oh, grazie. Allora, questa è quella di Philips, il 13 maggio 2005. 89.000 euro e rotti. Dopodiché, a Monaco, il primo di luglio, ha fatto 72.000 euro. 40.000 euro ancora da Philips a maggio. E vedete, qua siamo nel 2005 e questo è interessante come cosa, perché puoi salire e vedere tra il 2005 e il 2015, vai ancora giù, ecco qua. No, giù, ecco qua, perfetto. Vedete che differenze, ok? Che è una cosa che non si fa, comparare quadri incomparabili, perché uno è più grande, uno è più piccolo, uno è di un anno, uno è di un altro, uno è di una qualità, uno è di un'altra qualità. Ma quanto sono salite le quotazioni di Emblema e dal punto di vista delle stime e ancora dal punto di vista dell'aggiudicazione? È un qualcosa che è veramente di una importanza infinita. E quindi voi oggi avete la possibilità di acquistare delle opere di Emblema, due, e non ne ho più molte perché mi rimane una cosina un po' più piccolina e poi praticamente non c'è più niente. Non c'è più niente. Qui avete due opere, la numero 3 e la numero 4, che vorrei vedere nel dettaglio, perché sono due gioielli infiniti. Sono due opere, entrambe del 2005, e sono due opere della stessa misura, entrambe 130 di altezza per 100 di larghezza. Quindi opere importanti, opere imponenti, con questa detessitura che è sempre più importante, dove c'è sempre più luce che va a vedere l'oltre, che va a trovare appunto la luce che va oltre, un concetto che non a caso Emblema era molto vicino allo spazialismo di Fontana, dove però il punto di arrivo è diverso, perché mentre Fontana va a squarciare per vedere che cosa c'è al di là, invece Emblema ha una ricerca spasmodica e ossessiva per il concetto di luce, per la luce che dona tranquillità e fierezza e bellezza al mondo sia interiore che esteriore. E quindi in questa ricerca Emblema ha lavorato nel corso degli anni, fino negli anni 2000. Andiamole pure a vedere nei dettagli, andiamo a vedere le trasparenze. Scegli tu un'opera fra la numero 3 e la numero 4, scegli tu dove partire, poi le faremo vedere entrambe, eh? Ora la stacchiamo e ne facciamo vedere una. Ora la stacchiamo e la facciamo vedere. Questa qua vuoi? Questa qua? Ok, allora mentre Michele va sull'opera numero 4,
su imposizione del mio direttore, io vado a staccare dalla parete l'opera numero 3. Vado a staccare dalla parete l'opera numero 3. Quindi tu vai pure sulla 4. Però ha ragione, perché il gioco di trasparenza è meraviglioso. Devo dire che già con questo bianco la trasparenza è veramente, veramente notevole. Poi, giustamente, vogliamo andare a notarla e a vederla ancora di più. E allora io mi metterò qui così. Che tra l'altro è anche comodo. Perché mi posso anche appoggiare. Perdila un'opera così del 2005, perdila un'opera del 2005 così. Ora capisco quando mi dicevi facciamola cadere dal soffitto, perché è un'opera di una bellezza, con questo suo gioco di luce, con la sua trasparenza, sono opere di una bellezza infinita, tant'è vero che a innamorarsi di queste opere fu un certo signor Rockefeller, che insomma non era proprio il primo, esatto, non era il primo che passava, non era l'ultimo arrivato. Rockefeller, che ha portato tra l'altro emblema al MoMA di New York, che ha portato emblema veramente nel mercato importante, nel mercato che conta, e quindi con un magnate del genere, con tra l'altro in Italia l'appoggio del critico più importante in assoluto che noi abbiamo mai avuto, che è Giulio Carlo Argan, questo artista ha veramente lavorato negli anni per poi giungere a quotazioni di mercato che finalmente gli rendono giustizia, come quella che abbiamo visto poco fa. Tra l'altro, di emblema dovremmo avere un piccolo contributo, anche lì come al solito guardiamo nello stralcio, perché è un piccolo filmato che abbiamo trovato dove... Sì, è proprio una mostra di tanti anni fa, una mostra del 1981-82, dove c'è questo servizio, ma credo che sia un servizio Rai, qualcosa. È proprio una cosa da Cineteca, dove c'è Giulio Carlo Argan che parla proprio di Salvatore Emblema. Quindi andiamone a vedere un po', dai. Sabato 20 novembre, organizzata dall'assessorato alla cultura del comune di Pozzuoli, si è tenuta presso le Terme Puteolane una mostra di pittura delle opere del maestro Salvatore Emblema. La mostra, inaugurata dal professor Giulio Argan e che ha visto larga partecipazione di pubblico, ha suscitato vivo interesse. Nel corso della conferenza, che ha visto presenti numerosi critici, Argan ha detto: fa sempre molto piacere per chi fa il mio, svolge la mia professione, che è quella dello storico dell'arte, vedere in una pubblica amministrazione una chiara e precisa coscienza culturale dei problemi che la concernono. Mi fa anche piacere venire a, mi ha fatto anche piacere venire a Pozzuoli nell'occasione di questa mostra di Salvatore Emblema, un artista di cui io già da molti anni mi sono occupato e che considero, l'ho dichiarato e lo ripeto, di portata, di gittata assai più che regionale e forse più che nazionale, che Emblema è un artista che ha seguitato in questa regione senza allontanarsene, senza cercare dei contatti con il mondo del mercato internazionale, ha seguitato una sua ricerca. Una ricerca che si è estesa anche
dall'ambito circoscritto dell'opera d'arte all'ambito dell'ambiente, del rapporto dell'opera d'arte col suo mondo. È quindi molto giusto che si presenti, si faccia meglio conoscere l'opera di questo artista. Ed è giusto che siano le amministrazioni della Campania a farlo, dato che sicuramente Emblema non è uno di quegli artisti che si autopropagandino con tanta facilità. Salvatore Emblema, le cui opere sono in collezioni private e pubbliche in Italia e all'estero. Eccoci qua, ritornati. Non siamo più da YouTube, lo possiamo togliere. Ormai siamo qua, siamo tornati nel nostro studio. È un peccato interrompere Giulio Carlo Argan, ma anche questa appunto è un'intervista che potete trovare su YouTube. A me affascinava, è un'intervista vecchissima, cos'era? Io avevo un anno, credo, quando è stato girato questo servizio. Dell'82, vedi, io sono dell'81, quindi, vedi, ero piccolo. Esatto. Però, sentire le parole di chi veramente ha insegnato la critica d'arte, ma non sto parlando di chissà chi, cioè a chissà chi, eccetera, a di chi ha insegnato l'arte nelle scuole, quindi a tutti i ragazzi, perché Giulio Carlo Argan ha insegnato con i suoi libri direttamente ai ragazzi delle scuole. Chi non ha studiato dall'Argan al liceo? Credo che il 90% degli studenti abbia studiato dall'Argan. E sentire un critico così, che abbia questa stima così importante nei confronti di un artista immenso come era Salvatore Emblema, ecco, queste sono le cose che ti fanno capire l'importanza e la grandezza del maestro di cui stiamo parlando. Qui avete due opere, una più bella dell'altra, una più importante dell'altra e una più elegante dell'altra. Il prezzo lo vedo là, è ridicolo, che non ha niente, eh? No, le due da qua sono comodissimo, vedi? Non ha niente a che vedere, ma niente, con i prezzi di mercato oggi. Non ha ancor meno, ha veramente ancor meno a che vedere con i prezzi. Li rivediamo ancora? Ti posso chiedere di vederli ancora? Perché perdere Salvatore Emblema ai prezzi che potete chiedere al centralino, quando è un artista che fa quei prezzi là e non vi sta facendo vedere neanche il record price in alto di 88, quant'è adesso? Ecco, quello non lo leggo, l'89 non lo leggo. 89.260 sono euro, sì, assolutamente sì. Perdere opere del genere con queste aggiudicazioni è una follia. Torna pure su di me, perché vi voglio guardare negli occhi, perché se voi non acquistate Emblema, vi dirò di più, ma compratelo dove ti pare, compratelo qua, compratelo due canali più avanti, due canali indietro, compratelo dal tuo gallerista, compratelo dove vuoi tu, basta che abbia tutti i certificati d'archiviazione, tutto giusto, dopodiché non mi interessa dove tu vada a comprarlo, ma prenditelo. Prenditene una, prenditene due, prendi quanti riesci a prenderne, perché questo... Certo che li stanno comprando. Lo so, ma infatti ho detto che da noi, infatti io ve lo dico chiaro e tondo, non è che abbiamo una scelta infinita. Noi abbiamo quelli che abbiamo, lo vedete anche dal sito, quello che c'era bene o male è stato venduto. Qua abbiamo le ultime due opere importanti per quanto riguarda le dimensioni. Dopodiché abbiamo ancora qualche cosina 70x90.
Ma sì, ma quello tra l'altro è in trattativa, ma perché ci dimentichiamo di aggiornare il sito, perché è già bella che è andata. Sì, lo so. L'abbiamo presentata quando eravamo all'ultima puntata allo studio vecchio. Lo so, sono uscito con l'opera in mano quella puntata e giustamente l'hanno raccolta immediatamente. Tra l'altro, chi ha acquistato quell'opera ha approfittato della promozione che noi facciamo, ovvero l'ha pagata un anno senza interessi, dove quindi fai semplicemente la cifra diviso 12, e la cifra diviso 12 in questo caso veramente è un qualcosa di irrisorio. Gli interessi te li paghiamo noi, ci tengo a dirlo. Non è che gli interessi non ci sono, gli interessi ci sono, ma te li omaggiamo noi, quindi te li paghiamo noi, tu non te ne accorgi. Ovviamente non è una cosa accumulabile, perché quando fate i finanziamenti a 3, 4, 5 anni non è che noi vi paghiamo il primo, noi vi paghiamo un anno nel caso in cui voi facciate il finanziamento a 12 mesi. Questa è un'opportunità che perdere è un suicidio, perché te la puoi pagare come ti pare a te. Il prezzo è ridicolo. Tu puoi prendere questa, puoi prendere quella. Mi fai rivedere l'opera numero 4, perché Michele, mi fai vedere la 4 perché è bellissima. E questa l'abbiamo vista con le sue trasparenze anche sin troppo. Ma la numero 4 è un qualcosa di una bellezza, ma è una qualcosa di un'importanza infinita, infinita. Che vuoi fare? La vuoi appendere al soffitto? Alla prossima te la faccio fare. La prossima te lo faccio fare. Promesso? Ma perché tanto questi giochi di trasparenze sono... Va bene, va bene, va bene. Io volevo... Ok. Com'è? Perché le trasparenze così le vedi veramente bene. Guarda qua che cos'è. Guarda qua che cos'è. Ma guarda la tessitura. Guarda proprio com'è. La de-tessitura. La detessitura, ma guarda che meraviglia, ma guarda che eleganza, ma guarda che bellezza, ma guarda che ricerca nella luce. Non ci sono veramente parole. L'unica cosa che si può dire è che tu puoi andare a prendere un'opera a un prezzo che niente ha a che vedere con i prezzi di mercato. Te la paghi come vuoi tu, te la paghi con quante rate vuoi. Non vuoi la finanziaria, ma dici: Gabriele, mettiamoci d'accordo, noi te la pago in 3, 4, 5, 6 mesi, d'accordo, oltre d'accordo, se no usiamo la finanziaria, eccetera, ma comunque tu decida di pagarla, prendila e non perderla per nessuna ragione al mondo. Perdere le opere di emblema oggi, perdere le opere di emblema ad oggi è quanto di più stupido si possa fare. Perché se ne hai una, prendine due, tre, quattro, prendine tutte quelle che riesci a prendere, perché un artista che oggi compri, già domani lo paghi un po' di più, dopodiché lo saluti e non se ne parla più. Non lo avrai più, perché lo stai vedendo. Qui non è che diciamo costerà, varrà queste cifre. Le aggiudicazioni d'asta te le ho fatte vedere adesso e le ho fatte vedere direttamente da Art Price, non è che te le ho fatte io, ho fatto un file da solo, eccetera, eccetera. Vatti a vedere le aggiudicazioni d'asta. Che cosa vuol dire l'aggiudicazione d'asta? Vuol dire molto chiaramente che c'è un fermento dal punto di vista del mercato, che è evidente che c'è qualcuno che sta investendo parecchi soldini su quest'artista, che magari si è conteso fino ai $90,000 quell'opera, tra l'altro degli anni 60, che si è conteso fino all'ultimo l'opera che è stata battuta a Monaco.
Cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono più mercanti che si stanno contendendo a suon di quattrini le opere di emblema, e vuol dire che un piccolo risparmiatore, un medio risparmiatore non può far altro e non deve fare altro se non la cosa più semplice in assoluto, ovvero mettersi in scia rispetto ai grandi mercanti. E quindi, se ci sono i mercanti che si contendono emblema a suon di quattrini fino a farlo arrivare a quelle cifre infinite, tu che cosa puoi fare? Vuoi perdere le opere adesso qua a questi prezzi? Li vuoi perdere a questi prezzi? Poi non le prenderai mai più. È vera una cosa, che c'è stato tempo per prendere le opere di Emblema, perché Emblema è un artista che negli ultimi 7 anni non ha avuto le fortune che meritava dal punto di vista del mercato, nonostante tutte le biennali fatte, vere, quelle autentiche, quelle certificate, quelle con la curatela, quelle con i padiglioni. Non è che ha esposto durante la Biennale di Venezia, come qualcuno dice, no, ha esposto alla Biennale di Venezia, e non una, non due, non tre, ma una marea di volte. Adesso, in questo momento c'è una mostra bellissima, tra l'altro andate a Spoleto adesso, a parte che Spoleto è una città meravigliosa, è di una bellezza incredibile, e in più a Palazzo Collicola adesso, in questo momento, c'è una mostra di Salvatore Emblema curata da quel genio di Gianluca Marziani, ecco, sei andato a pescare l'ultima opera che non abbiamo fatto vedere, tra l'altro. Questa c'è ancora, poi basta, poi non ne abbiamo più. Ah, questo è l'articolo della mostra, vero? Questo è l'articolo della mostra. Allora mi dici tu quanto tempo hanno ancora per andare a vedere? Aspetta che lo leggo. Ecco qua. Dai, avete ancora tempo fino al 27 di settembre. Una mostra di una bellezza, perché è un'antologica di Emblema che va veramente a riprendere le opere più antiche fino a quelle più recenti, in un contesto di una bellezza esclusiva come quello di Palazzo Collicola. Tu non puoi e non devi perdere assolutamente le opere di Salvatore Emblema. Te lo ripeto, compratele dove ti pare, non comprarle da me se ti sto antipatico, non comprarle da me se non ti piace la mia cravatta, compratele dove ti pare a te. Cambia che la cambiamo, quella sì. Esatto, compratele dove vuoi tu, basta che abbiano l'archiviazione, basta che siano opere certificate, vere, autentiche di Salvatore Emblema. Questo cosa vuol dire? Che tanto il fermento, tanta è l'importanza che hanno adesso nel mercato le opere di Emblema, che anche se non curi la qualità e ti compri ovunque, anche su eBay, l'opera ultima, fai comunque l'affare, fai comunque bene. Se poi hai la possibilità di prendere due opere giuste, due opere vere, due opere che hanno un pedigree da urlo, e non lo fai, qua hai due opere fondamentali, prendile tutte e due, perché prendendole tutte e due ancora non raggiungi minimamente il prezzo di un'opera sola nel mercato di oggi. E tu le lasci qua? Io adesso non lo so, perché lo stiamo dicendo dopo un bel po', ma anche oggi non siamo ancora in diretta, quindi io non ho un vostro riscontro, magari l'avete già prenotate mezz'ora fa, io sto parlando a vanvera, questo non lo so. Anche oggi non siamo in diretta, poi da settembre, anzi neanche da settembre, se Carmelo vorrà dal 30 agosto, vorrà? Lo faccio tornare addirittura prima dalle vacanze, ma dal 30 agosto diretta tutte le domeniche e via. Domenica mattina alle 10:30 in diretta tutte le mattine.
avremo le centraliniste che verranno, che le vedrete tra l'altro, le vedrete dal vivo, ci saranno tante di quelle sorprese telecamere che arrivano da tutte le parti, dall'alto, dal basso. Carmelo si sta sbizzarrendo, devo dire. Tutto quello che non gli hanno fatto fare da un'altra parte, adesso lui invece si sbizzarrisce, ha trovato terreno fertile, devo dire. E quindi adesso non siamo in diretta, non so se le avete prenotate, non le avete prenotate, una cosa è certa, io adesso cambio perché devo cambiare argomento, vi faccio rivedere le opere per l'ultima volta. Se non le avete prenotate, mi dovete chiamare e dirmi: stai tranquillo, non le ho prenotate perché ne comprate altre 10 da un'altra parte, allora mi va bene. Ma è l'unico motivo per cui mi va bene. Se tu mi vieni a dire no, io emblema non lo compro perché non, no, perché preferisco comprare, non farmi fare nomi per favore, che già mi, di nemici ne ho già parecchi, anche solo con 7 trasmissioni, non voglio andare oltre. Loro ci possono vedere sul 127, se faranno i bravi a lungo, se no chissà, quelli del 127, lo diciamo pure in diretta. Mentre sul 908 di Sky sono proprio bravi, non c'è niente da dire, quindi là saremo a lungo. Ci possono vedere tutte le domeniche dalle ore 10:30. Ma attenzione! Attenzione, perché ci potete vedere tutte le domeniche dalle 10:30 fino a metà settembre. Da metà settembre qui cambia tutto. Qui cambia tutto, non ne potrete più di noi, perché ci vedrete tutti i santi giorni, ci vedrete tutte le sere dalle 22 alle 24, ci vedrete al sabato pomeriggio, ci vedrete alla domenica mattina, ci rivedrete in streaming quando vi pare a voi, sempre sul canale 908 di Sky, se faranno bravi i bravi quelli di Canale Italia, anche sul Canale Italia, sul canale in cui ci vedete adesso, se non faranno i bravi vi diremo alla svelta su quale canale saremo, tanto poi sono tutti là vicino, non è che se anche non ci trovate più basta fare zapping, 10 canali avanti, 10 canali dietro, siamo sempre tutti lì fondamentalmente. Sono troppo cattivo con Canale Italia, ma sono loro che ogni tanto mi fanno imbestialire, che ti devo dire? Scusa. Ogni tanto partono, non partono, sono allegri nella loro gestione, esatto. Comunque adesso stanno con due piedi in una scarpa per ora, vediamo quanto dura. Non perdete le opere di Emblema, 1 e 2, 130%, due capolavori infiniti. Dopodiché io vi voglio parlare di alcuni artisti. Qua il tempo è sempre poco, è sempre tiranno, come sempre devo sacrificare qualche capolavoro, lo faccio sempre in base a quelle che sono le vostre richieste, non essendo in diretta devo un attimino capire, ma vi conosco bene, ormai è, per carità che sono piccino, ma è 12 anni che lavoro con voi, che vengo a casa vostra, che vi porto le opere, che chiacchiero con voi, e quindi so spesso e volentieri cosa vi piace e cosa non vi piace. So per esempio che ci sono degli artisti come quello al numero 6 che vi piacciono da impazzire e non potrebbe essere altrimenti, ma che a volte non siete esattamente pronti per acquistarli, forse perché sono artisti che se sei italiano sei vittima di quel provincialismo italiano che fondamentalmente ti porta a sentirti più sicuro acquistando le opere che stanno nel nostro mercato. Poi se ci sono artisti infiniti come Pank e andiamo a vederla l'opera numero 6, e ci sono artisti infiniti come Pank che nel mercato italiano ci
sono, ma sono solamente in un mercato di elite. Di certo non li vedete in quantità industriale nelle aste, non li vedete in tutte le gallerie, perché sono opere sempre molto rare, sono opere importanti, rare, che in pochi riescono ad avere, in pochissimi riescono a trattare, tra l'altro Penck è un artista. Sì, è vero. Ma Penck è un artista, vi dicevo prima che lui si chiama Ralph Winkler, sceglie come poi nome d'arte Penck. Tra l'altro lui nasce nella Germania nazista e per questo motivo, dato che era un artista piuttosto sovversivo già da giovane, non venne accettato alla scuola, all'Accademia di Dresda. Dopodiché però lo stesso, ha lavorato lo stesso, si è trasferito a Berlino Est, inizia con un neoespressionismo molto, come dire, proprio infuriato, iniziando con delle figure molto infantili, con un cromatismo molto, 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 molto esasperato. Dopodiché le sue figure diventano sempre più primordiali, e questa è proprio una di loro, dove c'è proprio il primitivismo che fondamentalmente esce fuori dalla tela, in questo caso esce fuori dalla carta da pacchi, che tra l'altro è un materiale che mi piace da morire. No, è una sorpresa che voglio lasciare per i nostri collezionisti. Perché, e ritorno in camera, prima vi dicevo, a volte ci sono artisti fondamentali, importantissimi, che nel mondo spopolano, Penck evidentemente uno di loro, e non lo dico io, andate su internet e guardate. Sì, è vero, magari nelle gallerie italiane c'è poco, ma c'è poco perché? Perché le opere sono poche. Le opere, poi bisogna dirlo, trovare opere di Penck a prezzi accessibili è difficilissimo, e questa è stata infatti una fortuna che siamo riusciti ad avere e a ottenerla, perché di solito i prezzi di Penck non hanno neanche lontanamente quelli, non sono neanche lontanamente vicini a quelli di quest'opera. Se mi dite, ah no, guarda, tante belle parole, tante brutte parole, bei concetti, detti male, quello che ti pare, ma tanto alla fine io mi sento più sicuro acquistando un'opera che trovo nel mercato nazionale, complimenti, beato te. Sai chi è che compra le opere di Penck? E ora Carmelo può farvi vedere. Sai chi è che compra le opere di Penck, se non sei tu? Se le compra direttamente il MoMA di New York, che tra l'altro non se n'è comprata una, non se n'è comprate due, se ne è comprate, se non sbaglio, 100. Praticamente ha comprato una quantità di opere, praticamente la produzione di Penck di non so quanti anni, le ha comprate direttamente il MoMA di New York. E qui ve le fanno anche vedere. Puoi tornare su, se non sbaglio diceva 100, se non sbaglio sono 100 tonde tonde. Il museo più importante del mondo, vedi? 100 opere. Vedi? Il museo più importante del mondo ha comprato 100 opere di Penck. Non ti dico di comprarne 100 anche tu, anche perché non saprei neanche dove andarla a trovare, ma non saprei neanche dove andarla a trovare 10, sinceramente. Figurati 100, ma se il museo più importante del mondo, che è il MoMA di New York, ha investito, perché paga, i musei comprano, pagano, e ha investito denari per acquistare le opere di Penck, se poi tu mi vieni a dire, ah oddio, ma non sono convinto perché non è un artista che sono abituato a vedere,
bere nella mia Italietta? E complimenti, e perdi per tutta la vita, fallo comprare ai grandi musei. Tu rimani sempre indietro, tu vatti a comprare, mi verrebbe da dire almeno 3 o 4 nomi che sento tutti i giorni, che mi fanno impazzire, che non sono nessuno, a questa stessa cifra. Tu ti vai a comprare un'opera storica importante di uno degli artisti più importanti che abbiamo mai avuto. E ti vai a comprare un artista tra i più importanti in assoluto, e non te lo dico io, la mia parola non vale niente, te lo dice il MoMA di New York, che ne ha comprate 100. Vuoi far vedere per cortesia, dato che magari alcuni di loro non conoscono bene le opere di Penck, quanto Penck fa in asta? Mi fai questo favore? Mi fai questo favore? Mi fai questo favore? Guarda qua, i 69, no, cos'è? 15, 18, ma è una cosa piccolina, piccolina, piccolina. Appunto, no, devi mettere, devi andare, vedi, quella è già grande, no, devi andare su un'altra opzione, Carmelo, perché ti fa vedere tutti i capolavori in assoluto, perché così tu vedi un po' tutto quanto, e ci sono opere evidentemente minori, tra l'altro anche opere grafiche, c'è un po' tutto. Ah, sì, 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 però c'era, io mi ricordavo altre cose ancora, Comunque, vabbè, no, vedi, quello è un disegnino proprio, quello anche. Queste sono le opere importanti, Torna pure sulla nostra opera, che è di una bellezza infinita. Penck fa i 50, i 60, Poi la vedremo. Sono curioso, voglio vederne un altro po'. Voi intanto guardatevi quest'opera. Ma guardate che cos'è. Non la compri tu. Questa è un'opera che tanto all'estero va di corsa. Questa è un'opera che per sua sfortuna è finita in Italia, chissà come, e prima di trovare un collezionista attento in Italia, è meglio che la riportiamo direttamente all'estero, perché tanto lo so bene che in Italia non siamo pronti per questo genere di opere, non c'è un collezionismo attento, non c'è un collezionismo dal respiro internazionale, c'è un collezionismo provinciale, dove ti vai a comprare tutte quelle operette di gente sconosciuta, quando il MoMA di New York di queste opere se ne prende 100. Di tutto, ci sono anche quelle piccoline che vedevamo in asta, ci sono anche i multipli che costano qualche centinaio di euro, ci sono i dipinti a olio che costano i 50-60 mila euro, ci sono le vie di mezzo come può essere questa con l'opera su carta da pacchi, che quindi non è quell'opera che fondamentalmente arriva a quotazioni infinite che non si riescono a raggiungere. Questa è un'opera che ha una quotazione di mercato internazionale che è comunque assolutamente raggiungibile, perché è un'opera, tra l'altro, che ti voglio dire, ti paghi, se la trovo, che numero è l'opera di Penck, la numero 6, te la paghi a 300 euro al mese. A 300 euro al mese tu ti vai a prendere una delle opere più importanti di uno degli artisti più importanti e a livello critico e a livello di mercato che ci siano in giro in assoluto.
e dal mercato internazionale passiamo al mercato nazionale, che internazionale diventerà, che è quello di Riccardo Licata, con un'opera di una bellezza rara. È un'opera 100% che vi voglio far vedere nei dettagli, perché è un'opera di una bellezza incredibile. E qui, sai che come voglio sedurvi? Col prezzo. Chiamatemi e chiedetemi quanto costa. Qua, Michele, è proprio da andare nei dettagli, per andare a vedere questi segni, queste cromie. Anche qui non è un caso che sia stato messo accanto a Penck, perché questi segni primordiali hanno fondamentalmente la stessa identica matrice. Io ho un fastidioso ritorno, voi non lo sentite? Forse è accesa qualche cassa spia, qualche cosa così. Ah sì? No, quello è tanto bello, figurati. Non parlo di quello, sento la mia voce da qualche parte uscire. Ah, ok. No, di che? Ci mancherebbe. Io su questo Licata non voglio perdere tempo, perché se sei un collezionista attento, se sei un collezionista di quelli giusti, tu sai meglio di me quanto costa un'opera di Licata di questo genere, sai benissimo che costa cifre che niente hanno a che vedere, anche in questo caso, con quelle che ti chiediamo al centralino. Non c'è da perdere tempo. Questa è una di quelle opere che vedete così, mi chiedete quanto costa, ve la prendete e ve la portate a casa direttamente. Non c'è da soveggiarci troppo. Chi è Riccardo Licata lo sapete meglio di me. Che cosa ha fatto a livello di mostre istituzionali lo sapete meglio di me. Qual è il fermento a livello di mercato lo sapete meglio di me. Ciò nonostante, riesco a proporvi un prezzo che veramente non esiste, che è un po' la stessa cosa che vi devo dire per quest'opera di Schifano. Anche quest'opera di Schifano non ha senso, non ha minimamente senso che mi ci soffermi più di tanto. Questa è un'opera della seconda metà degli anni 70, un paesaggio anemico di una bellezza, di una leggerezza, di una bellezza infinita. Guarda che colori, questi smalti, questi spray, sono veramente un piccolo gioiellino, una piccola chicca. Prima parlavamo proprio di assegno circolare e così è, perché uno Schifano di queste dimensioni così piccoline, perché è un 50x70, un paesaggio alemico della seconda metà degli anni 70, che ti paghi come ti pare a te, anche in 12 mesi senza interessi, o 5 anni, te lo paghi comodo come vuoi tu, è un'opera di quelle che avranno mercato per sempre. Non solo è un'opera di quelle che avranno mercato per sempre. L'altro giorno, alla trasmissione scorsa, vi avevo parlato del fatto che Larry Gagosian, che è insomma il gallerista più importante del mondo, è stato ultimamente a Roma a rastrellare tutte le opere che trovava di Mario Schifano. Ma tutte quelle che trovava. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che il gallerista più importante del mondo, quello che ha fatto grandi i maestri più importanti che voi stessi conoscete, da insomma della pop art americana e non solo, sta puntando a ha deciso che adesso è il momento di Mario Schifano. E perché ha deciso che è il momento di Mario Schifano? Perché è sin troppo evidente che ormai la pop art americana ha dei prezzi che non sono più arrivabili per la maggior parte del mercato. E ha capito che Schifano sta per fare quella fine lì.
è che Schifano sta per fare quella fine lì, come al solito, da buoni italiani arriviamo molto dopo. Ma, lo sapete meglio di me, a livello critico, la pop art italiana, quella di Schifano e Festa soprattutto, ha avuto sempre un successo a livello critico decisamente superiore a quella americana. La pop art italiana, poi Festa in assoluto a livello critico era il numero uno in assoluto. Schifano a ruota, Angeli pure. Ma il genio di Schifano è inarrivabile, perché lui è riuscito a coniugare, che è poi il segreto, la formula vincente del successo di mercato, la bellezza, la piacevolezza delle sue opere insieme al fattore intellettuale, insieme alle storie da raccontare, e ovviamente fondere questi due ingredienti vuol dire avere successo. Poi tutti i problemi che ha avuto Schifano nella sua mala gestio li conoscete meglio di me. Sapete molto, molto meglio di me anche che dal punto di vista legale finalmente le diatribe fra tutte le fondazioni stanno finalmente terminando, quindi finalmente ci sarà una chiarezza finita e infinita per quanto riguarda tutta la documentazione delle opere. Finalmente ci saranno le opere giuste, le opere sbagliate, e non ci saranno più contestazioni di alcun tipo. Questa è sin troppo evidente, a un prezzo piccolo, a tutta la documentazione del caso. Puoi dormire tra due guanciali con la documentazione che ha quest'opera. In più, a un prezzo piccolo così, una misura piccolina, questa è un'opera che lasciare qui è una follia, perché ha tutti gli ingredienti giusti per diventare anche, come dicevo prima, un semplice assegno circolare. Questa è un'opera che fa parte di uno dei cicli che hanno avuto più successo in assoluto di Mario Schifano. Questa è un'opera di piccole dimensioni, facilmente collocabile, con tutto il fermento che c'è adesso su Schifano. Vi ho appena detto di Larry Gagosian, il migliore, il numero uno dei galleristi del mondo. Dovete uscire dalla provincia, dovete uscire dal sistema Italia. Ormai c'è internet, si viaggia, ci si muove, ormai il mercato è internazionale. Oramai chi se ne frega che il mercato, che quell'artista sta solo in Italia, vuol dire che non vale niente. Oggi il mercato o internazionale o non serve a niente, o non esiste o non ci sei. E se Larry Gagosian, che è l'artista, che è il gallerista più importante del mondo, investe milioni su Mario Schifano, esattamente come su Emblema poco fa, tu devi prendere quello che riesci a prendere a seconda delle tue disponibilità e in silenzio seguire chi già sta tracciando la strada per te. Se non ti metti veramente a seguire il miglior mercante del mondo, il mercante più famoso che ci sia mai stato, e allora di chi ti devi fidare? Allora chi devi seguire? Io non lo so, Carmelo, se riesci a ritrovare quell'articolo che abbiamo visto l'altra volta su Gagosian che compra le opere di Schifano. Era su Finarte. Finarte, se non sbaglio. Perdere due opere del genere, perché qua stiamo parlando dell'eccellenza italiana in assoluto, un'opera 100% del 2000 di Riccardo Licata, un'opera di Schifano, quando Schifano, come state leggendo, è comprato da chi?
da Mr. Larry Gagosian, che pare abbia rastrellato la città di Roma per accaparrarsi le opere di Schifano di maggiore interesse. Non è il solo, tra l'altro, il catalogo della giornata di lavorazione, eccetera, 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 eccetera. Quindi, quello che vi dico non è una fesseria. Quello che vi dico, io quando vi dico una cosa vi porto sempre i documenti, non mi piace mai parlare a vanvera. È una cosa, perché poi dite, ma sì, forse è vero, forse non è vero, chi lo sa. Noi siamo di servizio, siamo una televisione di servizio. Arte e investimenti, vi ho sempre detto, vi dà gli strumenti per investire in arte e non è che ve li diciamo a parole, ve li diciamo, vi consigliamo, eccetera, ma qualunque cosa noi diciamo è sempre supportata da una documentazione in modo tale da potervi dare i consigli migliori su carta, scritti, perché le parole al vento, il vento se le porta e chissà dove, quasi. Noi non siamo fatti così, noi siamo persone concrete, noi siamo persone giovani, per carità, e forse sarà anche questo, forse questa nuova generazione è un po' più concreta da questo punto di vista, perché è la generazione del web, quindi sa che se io dico una fesseria tu vai subito a digitare e te ne accorgi all'istante. Noi da questo punto di vista siamo più bersagliati, perché non possiamo dire, un tempo quando non c'era internet potevi dire tutto quello che ti pareva e nessuno ti poteva dire niente. Poi alla lunga chi comunque era affidabile è rimasto, ma quanti hanno chiuso che ci hanno provato, dicevano un sacco di feste? Là è molto semplice, anche se concorrenza si può dire, se stanno là da 30 anni, 35, quanto stanno, o ci sono altre aziende che stanno da 15, 16, 17 anni, vuol dire che è evidente qualche cosa di buono l'hanno fatto, che non avranno detto troppe cavolate, perché poi se no la vita è breve. Ma quante piccole televisioncine avete visto nascere e morire allo stesso tempo? Oggi sì, vabbè, figurati, non facciamo i nomi, però dai, non facciamo i nomi, però oggi è semplice vedere come funzionano le cose, è semplice andarsi a documentare. Se poi proprio non c'hai voglia, te le facciamo leggere direttamente noi, come facciamo con Carmelo, e questa è la cosa che ci rende anche più contenti in assoluto, perché documentare, portarvi i documenti è sempre, sempre la cosa più importante, perché sappiamo che non ci potete chiamare per dire hai detto una fesseria, che per carità, se lo chiamate abbiamo detto una fesseria davvero, ben venga, ma noi quello che diciamo lo leggiamo, andiamo a vedere le fonti e dopodiché vi proponiamo gli articoli, i video, eccetera, eccetera. Qui adesso avete due opere di Renato Mambor, dalle quali non mi schioderò finché non le prenoterete entrambe. E siccome siamo in registrata, quindi non so quando le prenoterete, mancano 29 minuti, io mi metto 29 minuti in silenzio qua davanti. Anzi no, sto dietro così vedete le opere che è meglio, ve le faccio vedere nei dettagli tutte e due e io non mi schiodo da qua finché non ve le prendete entrambe. Andiamo a vedere l'opera numero 9, è un'opera del 1969. Non ho capito. No, non mi ricordo. No. No, non mi ricordo. Ah sì, ti avevo fatto vedere io le pubblicazioni, sì. Comunque, se vuoi vedere, ma te lo dico io, il record price di Mambor, dato che parliamo di aste, di 80 e rotti mila euro anche quello. Tra l'altro non è neanche recente, perché è un record price di, secondo me, 7-8 anni fa, fondamentalmente. Il diario degli amici, se non ricordo male. Questa è un'opera che si intitola Gocciolare. Perché si intitola Gocciolare, Stefano? Sì, in basso a sinistra,
in basso a sinistra, tu cosa vedi? Vedi proprio il volto del un volto che fondamentalmente è racchiuso dalle stesse mani, e questo raccoglitore di lacrime che raccoglie proprio tutte le lacrime di questa persona. Questa è una delle solite poesie visive di Mambor, di una bellezza infinita. Raccogliere le lacrime in modo tale da ricordarsi sempre delle sofferenze, in modo tale da fare tesoro di ogni cosa contraria che ci possa succedere, tenerle lì, ricordarci che ci sono, in modo tale da non innanzitutto disconoscere mai ogni nostra azione, giusta o cattiva che fosse, magari assolutamente pentirsi, sapere che cosa porta, e quindi fondamentalmente avere un monito, ricordarsi sempre di lacrime che possono essere poi lacrime di gioia, lacrime di dolore, ma sono esperienze, sono emozioni che rimangono lì e che non ci dimentichiamo mai, perché è evidente che le emozioni più importanti sono quelle che non ti dimentichi mai, e questo Mambor te lo sta dicendo con una poesia di una bellezza infinita, ed è un'opera del 1969 che a 12.000 euro, che te la paghi a 1.000 euro al mese per un anno senza interessi, non puoi lasciare qua. È un'opera del 1969, la misura è... Sì, è un 50x70, è un 50x70 del 1969. Le opere di Mambor degli anni 60 sono le più preziose in assoluto, e dato che vi dobbiamo sempre informare, raccontiamovi anche questa. Le opere di Mambor sono importanti, quelle degli anni 60 e quelle degli anni 2000, neanche a farlo apposta. In mezzo ci sono gli anni 70, 80 e 90, nei quali Mambor non ha dipinto se non per vezzo. D'altronde, se voi andate a vedere un'opera, fai conto proprio degli anni 90, vi rendete conto? Ma a occhio nudo e a occhio non esperto, vedete subito che sono opere che non hanno, anche semplicemente dal punto di vista del supporto, dal punto di vista della tela, non hanno la qualità giusta. Proprio perché Mambor in quel periodo dipingeva giusto e solo per diletto, dato che lui si era approcciato al teatro in maniera importante, e quindi ovviamente per dipingere per diletto non andava neanche a comprare i supporti migliori in assoluto, non andava a comprare i colori migliori in assoluto, tant'è vero che se tu vedi un'opera degli anni 90 di Mambor, veramente, anche se non sei un esperto, ti rendi conto subito di questi colori spenti, di questo supporto un po' così, lo vedi. Quindi, quando ti propongono, e sono in tanti, le opere di Mambor dicendoti: ah, questa è un'opera del 1985, questa è un'opera del 96, quindi è un'opera che possiamo catalogare come storica, ti stanno dando la solita fregatura, perché vale molto di più un'opera degli anni 2000 di Mambor che un'opera del 1998. È evidente. Ora fammi vedere, sì, dai, gliela facciamo vedere. Questa è degli anni 90 e la vedete, io ve l'ho proposta a 4.000 euro, ma questo comunque è un itinerario della memoria. Questa quindi è un'opera comunque diversa, è un'opera piccola del 90, non ha niente a che vedere con l'opera del 69, non ha niente a che vedere con quel capolavoro del 2006, che vi faccio vedere entrambe. Questa è un'opera del 90, evidentemente meno importante, ma su Arte Investimenti non le abbiamo.
Non so se riesci a trovarle sul web, ma trovarle con la datazione è un po' complicato. Sarebbe interessante perché, ma poi non vorrei fare torto a nessuno, magari andiamo a vedere opere di una collezione privata, però far vedere che le opere di Mambor degli anni 90 in effetti si vede proprio a occhio nudo quanto siano diverse, proprio dal punto di vista del supporto e del colore. Trovare un'opera su Google così direttamente con la datazione è complicato assai. Poi le opere degli anni 90 sono anche poche. Io qua non ne vedo, sinceramente non ne vedo. Non ne vedo. Eh no, un giorno ve ne porterò una per sacrificarla e farvi vedere com'è differente l'opera di Mambor degli anni 2000 all'opera di Mambor degli anni 90, ma proprio a livello di supporto, proprio a livello di supporto e livello di colori. Qua avete i due periodi più importanti in assoluto. Chi vi dice l'opera del 90 è la più importante perché magari ha qualche scusa, sono entrato proprio all'improvviso, va bene? E magari sì, quella, loro ti propongono un'opera del 2013, quando invece io ti propongo un'opera del 1990. Scappa a gambe levate, ma c'è un perché, e te lo ripeto: Mambor per 25 anni ha fatto teatro e solo teatro, avrà dipinto qualcosina così, tranne quella parentesi che infatti è stata incoronata da Achille Boneto Oliva, che l'ha portato al museo di Capodimonte, che è proprio una piccola parentesi degli anni 90. Per il resto, le opere che contano sono quelle degli anni 60 e sono quelle degli anni 2000. Nella fattispecie questa appunto è 2008, non 2006, e 2008 e non 2006, questo è un 150% che va a riprendere e a rispondere alla pop art americana con la solita eleganza che solo Mambor riusciva a conferire alle sue opere. Abbiamo visto quanta poesia nell'opera del 69, quel papier mâché che ti paghi a 1000 euro al mese per un anno, e te lo porti a casa senza interessi. E qua c'è una poesia altrettanto importante, qua c'è una poesia rivoluzionaria, qui è un concetto molto intimo, questo invece è esattamente l'opposto, perché cosa succede? Molti di voi lo sanno meglio di me. Negli anni 60 la pop art è il fenomeno della ripetizione di massa. Si prende una zuppa e la si ripete X volte. Si prende la Marilyn, intesa non come donna ma come icona, e si ripete Y volte. Ripetizione. Mario Ceroli diceva, mannaggia, ma a voi vi piacciono quelli là che ripetono zuppe in continuazione e non vi piacciono i nostri artisti. E Renato Mambor che cosa fa? Mi dice, d'accordo, d'accordissimo, il concetto comunque di massificazione, di mass media, di ripetizione, è una commistione fra pittura, media, marketing, che è in effetti è una denuncia giusta e sacrosanta da fare. Molto meglio gli italiani, i miei colleghi di Piazza del Popolo, Angeli, Festa, Schifano, che invece sposando comunque il concetto di serialità vanno a serializzare le opere d'arte che hanno fatto celebri o il nostro paese o comunque l'Europa, il mondo intero. E quindi i particolari della Cappella Sistina, e quindi le piramidi, e quindi la risposta agli obelischi, quindi la risposta italiana è tutta sull'impronta culturale. E già è un passo cerebrale più avanti, evidentemente, rispetto a quella americana. Mambor però dice, meglio gli italiani che gli americani, che almeno, come diceva Ceroli, niente zuppe, ma almeno viva la Cappella Sistina.
Ma ci dobbiamo ricordare comunque che stiamo vivendo, e questo lo dice negli anni 60, lo dice 50 anni fa, non oggi, lo dice 50 anni fa, stiamo vivendo un periodo in cui i mass media stanno prendendo le redini delle nostre menti e fondamentalmente ci stanno rendendo tutti uguali. E infatti Mambor inizia a ci stanno facendo, il caso di dirlo, con lo stampino. Infatti Mambor negli anni 60 inventa i suoi timbri, cioè la ripetizione della sagoma umana continua alla maniera della pop art a dirci che cosa? Che la serialità, ahimè, è dell'uomo, perché la serialità è nella nostra testa. E questo è il motivo per cui le sagome di Mambor non hanno un volto. Perché, secondo Mambor, e questo lo ripeto, lo dice negli anni 60, ok? Negli anni 60, quindi 50 anni fa, non lo dice ieri, si accorge con un anticipo incredibile che la televisione, la comunicazione di massa stanno rendendo tutti i ragionamenti di tutti quanti simili l'uno all'altro, i giornali, le riviste, i telegiornali. Sì. Ma Schifano stesso aveva messo anche un enorme no, che era proprio la negazione totale di tutto ciò che era il periodo di quel momento. Quindi poi Mambor esce completamente dalla pop art, fa un'incursione veloce, ma l'incursione di Mambor a livello di pop art è fondamentale, ci entra, dice la sua e se ne va, come ha fatto lui, la dice con la sua solita eleganza, con la sua solita poesia, con tre parole in croce, dalla forza espressiva infinita, prende e se ne va. Questa è un'opera che evidentemente sono le posizioni filosofiche, quindi è un'evoluzione concreta di quelli che sono i timbri degli anni 60. Queste sono tutte cosa sono le posizioni filosofiche. Evidentemente anche qui è un gioco con una grande, un'enorme ironia in cui Mambor vi fa vedere come alla fine ci sia una ricerca di uscire da quello che è il guscio della serialità che è stato creato negli anni 60, e infatti vedete che qualche sagoma inizia vagamente ad avere una forma. Se andiamo a vedere il particolare di qualche sagoma, andiamo a vedere che finalmente qualcuna di loro, qualcuna di esse, inizia a prendere forma. Quindi è una evidente segno di speranza, è un evidente segno che si riesce a uscire da quella scatola infernale che era ai tempi la televisione, ma che comunque va vista in maniera più ampia, non è semplicemente la televisione, ma è l'informazione che ci rende a livello cerebrale tutti uguali, è l'informazione più o meno deviata, più o meno deviata, che fondamentalmente ci fa pensare, ci fa capire realtà che magari non sono minimamente quelle vere, quelle esatte. E qua ecco che Mambor, con le sue posizioni filosofiche, va alla ricerca della controinformazione, della informazione vera, perché è l'informazione fondamentalmente che non troppo si discosta da quella che ha, ma semplicemente diventa un'informazione critica. Non rispondi più passivamente a ciò che ti viene detto, ma tu immagazzini una informazione, ci ragioni sopra, pensi a quanto possa essere giusta, quanto possa essere sbagliata e soprattutto, la cosa fondamentale, ti fai una sola e semplice domanda, ovvero perché? E da lì cambia completamente lo scenario, cambia completamente il mondo, cambia completamente il modo di pensare uguale per tutti. Questa è un'opera
fondamentale. Questa è un'opera strapubblicata, tra l'altro, di quel catalogo che è veramente, veramente raro. Io penso che non ne ho più. No, ne ho più, è inutile che cerchi. È un catalogo che cerco da impazzire e lo riuscirò a trovare, ma è un catalogo rarissimo di questa mostra di Anversa. Evidentemente mi prodigherò nel trovarlo quando qualcuno di voi prenoterà quest'opera. Esatto, io sono al contrario, rincorro i cataloghi perché le opere le ho. Ma vedi tu che cosa però ti ho combinato qua, ti ho preso 13 opere, una più importante dell'altra. Questo Mambor qua, questi due Mambor qua sono imperdibili e come sempre faccio, ti creo due situazioni diverse, ma qui c'è un ma grosso come una casa. Perché? Vi faccio l'esempio d'Armana, è sin troppo evidente, non è che devo essere, sarei stupido a dire il contrario. Vi ho presentato un pezzo da museo e vi ho presentato un multiplo che è l'icona tipica di Armana, che è il violino. È evidente che sono due opere che a livello di prezzo, ma anche di importanza, sono agli antipodi. Poi è chiaro che il violino è talmente bello e delizioso, costa pochissimo, che se non puoi permetterti il pezzo da museo, ti prendi il violino, ci mancherebbe altro. Qua ci sono due differenze di prezzo importanti. Ci sono differenze di prezzo importanti, però al contempo ti dico che un'opera del 1969 non la troverai veramente più. Un'opera del genere, che poi è un papier-mâché, e per una convenzione idiota che abbiamo in Italia, il papier-mâché viene proposto meno, perché qua se non è tela io non compro, oddio, la carta, oddio, le cose, come i discorsi che facevamo sull'olio, la tempera. Sì, ma figurati, ma la Tate Gallery, vabbè, a parte che i discorsi sugli oli sono idioti proprio, meno male che l'altra volta abbiamo mandato la clip di Biggi che diceva proprio l'olio va bene per gli spaghetti e basta. Ma e poi quello non l'abbiamo visto, ma Biggi diceva anche, ah vabbè, se allora ti piace solo la pittura a olio vuol dire che Giotto ti fa schifo. Giotto era un dilettante, Giotto proprio all'olio. Ma queste sono, come dicevamo prima con Mambor, sono le idiozie che ti mettono in testa e che non te le scrolli più di dosso. Un'opera d'arte, che sia su carta, che sia su tela, che siano delle chiavi esagonali, come ti dice Arman, che sia un violino, che sia un copertone, che sia quello che ti pare, se è un'opera d'arte, chi se ne frega del supporto? Siete avvantaggiati, ma questo è un vizio che abbiamo tutto in Italia, devo dire. Questo è un vizio tipicamente, no, non è un vizio, scusa, un vizio è un complimento, è una cretinata tipicamente italiana, che però vi può agevolare. Perché vi può agevolare? Perché Mambor è un artista che il mercato nazionale l'ha già bello che sfondato come muro e adesso sta fuori, perché il suo mercante di riferimento non è italiano, ma è francese, l'ha portato da Paris, dove ha venduto ai russi, dove ha venduto agli svizzeri, ha venduto delle opere storiche di Mambor a cifre mostruose, parliamo di 60, di 70 mila, tra l'altro c'è un mercato meraviglioso, io c'ero, vorrei quello, quanto costa? 80 mila, prego. Ma che trattano? Non trattano, non ti dicono, ah sì, ok, però aspetta, facciamo che te ne do la metà, 45 quadri in permuta e te lo pago in 6 anni. Come funziona? No, la prendi, paghi a cifre folli, che poi sono le cifre giuste per un artista che ormai ha fatto veramente la storia, di cui e le cui opere sono veramente rare. Già erano rare quando era in vita, perché Mambor, a differenza di molti artisti, ha sempre prodotto pochissimo. E perché, tra l'altro, dietro un'opera di Mambor c'è sempre uno studio non solo iconografico, ma uno studio di pensiero
infinito, che dura giorni, mesi, durava anni per certi versi. Quindi le opere di Mumble sono sempre uscite poco, pochissimo alla volta. Qui tu hai due opere, una del 69, una del 2008, quella del 2008 è quella più recente, ma è quella strapubblicata, tra l'altro lei con la sua gemella, che tra parentesi ho anch'io, e quindi magari un giorno ve le proporrò in coppia, magari un giorno ve le proporrò in coppia, sono due posizioni filosofiche, una più bella dell'altra, che in effetti dividere è un delitto, ma capisco anche che due opere, 150 per un'opera già 150% è abbastanza impegnativa di per sé, metterne due posso capire, vanno divise per forza, a meno che non arrivi un collezionista talmente tanto lungimirante che approfitti anche del prezzo che vi dicono al centralino, che se le prenda entrambe. Ben volentieri, se me lo chiedete, vi faccio vedere l'altra, ma ben volentieri, sono due in tutto il mondo e sono le due opere più importanti della mostra di Anversa del 2008. Le due più importanti in assoluto dal punto di vista non semplicemente delle misure, ma del concetto, della testa, senza trascurare poi il fatto che queste sono opere che, almeno sempre parlando con voi, dal punto di vista cromatico sono quelle che avete sempre apprezzato di più, perché sono quelle in effetti che hanno più cromie diverse, mentre Mumble di solito è sempre stato molto parco nella scelta delle cromie. Queste invece sono un inno proprio alla gioia e al colore. Avete due opere, una più importante dell'altra. Non siamo in diretta, quindi non posso sapere se le avete confermate entrambe, questo non lo posso sapere, ma sono certo di sì. Io sono certo che un'opera del 69 così non puoi perderla, non sai perderla, non potrai perderla, perché perderla vuol dire veramente suicidarsi dal punto di vista economico, dal punto di vista dell'investimento, perché prendere a 12.000 euro un'opera del genere oggi vuol dire veramente fare della tua collezione una collezione che ha una delle opere più importanti e rappresentative che questo maestro abbia mai realizzato nella sua vita. E non è, come vi dicevo prima, un maestro che ha solamente un mercatuncolo nazionale come qualcun altro. E non voglio neanche fare nomi, è un maestro che ha un mercante, un mercato internazionale, è un mercante, è un mercato che a Parigi ha trionfato, ad Art Paris, con delle cifre pazzesche. Mancano 5 minuti, facciamo una bella cosa, facciamo rivedere tutto quanto e poi, totalone, andiamo a rivedere. Andiamo a rivedere le opere della Pisani, le tre opere della Pisani di cui abbiamo parlato all'inizio, la numero 13, 12 e 11, 1, 2, 3, quei due papier-mâché da urlo, quei due papier-mâché da urlo, quel numero 13, quella natura esotica in rosso è di una bellezza infinita. La 13 e la 12, poi abbiamo alla 11 una delle opere più importanti in assoluto di Franca Pisani. Se vuoi il capolavoro di Franca Pisani, devi per forza prendere l'opera numero 11. Poi, tornando indietro, abbiamo già visto e parlato delle opere di Mumble, quindi le facciamo vedere giusto appena per passare, per poi far vedere quelle due opere, la numero 8 e la numero 7, con quello schifano che è delizioso, quell'icata importante, quel Pank al numero 6 che il MoMA di New York ne ha comprati 100 e voi immagino l'avete già prenotato, perché se no vorrebbe dire che veramente sarebbe una delusione immensa, vorrebbe dire che il nostro mercato non è minimamente pronto per gli artisti internazionali. Al numero 5 lo abbiamo trascurato e molto, c'è quel capolavoro di Mimmo Rotella che diventerà gioco forza il quadro clou
della trasmissione di settimana prossima. No, 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 perché settimana prossima abbiamo uno speciale su un artista. Vi dico solo una cosa, va? Entro, va? Settimana prossima cambia tutto. Settimana prossima presenteremo un artista che, se voi avete comprato Mambor, magari lo avete comprato 10, 12, 15, 16 anni fa e quindi lo avete pagato 2, 3, 4 mila euro, quelle cifre là, forse qualcuno anche 800 euro, eccetera. Settimana prossima ci sarà uno speciale su un artista che sarà esattamente, che costerà da settimana prossima quei 4 soldi che costava Mambor 15 anni fa, ma che ha già tracciata la stessa identica strada di Mambor, perché il mercante è lo stesso, parte anche lì tutto dalla Francia, perché i musei sono gli stessi che sono entusiasti di questo artista. Settimana prossima, veramente, se non ti sei comprato Mambor 15 anni fa, comprati tutto quello che riesci a comprare settimana prossima, perché fra 10 anni i prezzi saranno più alti di quelli che ti ho detto prima per Mambor. Poi abbiamo due opere di Salvatore Emblema, questo blu che è una meraviglia, quella opera verde con la quale un po' abbiamo giocato per vedere le trasparenze, e dopodiché, infine, e su quelle chiuderemo, abbiamo queste due opere di Armand. Qua abbiamo un capolavoro assoluto da museo, lì abbiamo un violino delizioso, e queste due opere vanno un po' a chiudere, hanno aperto e adesso chiuderanno la nostra trasmissione, perché manca un solo minuto, quindi puoi anche allargare qui su di me, rinuncia, non rinunci neanche a nulla, bravissimo, fai un bel totale, che meraviglia, guarda quante cose meravigliose, starei così veramente per un bel po', invece abbiamo solamente 45 secondi, giusto il tempo per ringraziare chi ci ha aiutato oggi, tutto il nostro staff, abbiamo poco tempo, non posso dire tutti i nomi, ringrazio soprattutto voi che in questa estate siete veramente stati molto 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 attenti e ci avete dato delle soddisfazioni infinite. Noi ci vediamo domenica prossima con questo speciale da non perdere, questo speciale che veramente ve lo dovete segnare in agenda, cambierà tutto a livello di collezionismo. Io intanto vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo quindi domenica prossima, mi raccomando tutti sul canale 127, sul 908 di Sky alle 10:30 di mattina. Ciao!